vaccino per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un vaccino per non finire all'ospedale. Ci vorrebbe un vaccino qui pronto all'istante. Ci vorrebbe un vaccino per tornare al ristorante. Ancora, ancora, ancora qui nessuno l'ha trovato. Da Roma a Gerusalemme forse qualcuno l'ha testato. E se in Cina il contagio sembra forse terminato, io resto chiuso in casa finché non l'avranno trovato. Ci vorrebbe un vaccino per salvare la gente, ci vorrebbe un vaccino per alleviare pure il cane. Buonasera, 21:18, come sempre in diretta con Focus. Clamoroso, una notizia clamorosa che è scoppiata poche ore fa in Italia, ad Anagni, in uno stabilimento in provincia di Frosinone che si chiama Catalent, sono state trovate 29 milioni di dosi di vaccino nascoste in Italia, nessuno ne sapeva nulla. È partita una richiesta di indagine da parte della Commissione europea, il Presidente del Consiglio Draghi ha mandato i NAS, insomma sono 29 milioni di dosi, mentre c'è fame di vaccini si cerca di capire se solo una parte fosse destinata al Belgio, se altra parte ingente fosse invece destinata ad altri paesi a basso reddito. In sostanza scoppia anche una polemica perché in mancanza di vaccini in questo paese ne abbiamo 29 milioni sul territorio e ce li facciamo shippare. Allora vediamo intanto, poi presentiamo gli ospiti, avremo a commento di questa notizia e di altre notizie il presidente del Veneto Luca Zaia. Sentiamo cosa ha detto poco fa la Camera Mario Draghi proprio su questo, spiegando questa vicenda. A proposito della questione dei milioni di dosi trovate, dunque il sabato sera ricevo una telefonata dalla Presidente della Commissione europea segnalandomi questi vaccini, queste alcune lotti, le identità di alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent, che è una società che infiala i vaccini, di Anagni. Mi si suggeriva di ordinare un'ispezione. La sera stessa ho chiesto al Ministro Speranza e di mandare i NAS, che da lui dipendono. Sono andati immediatamente alla fabbrica e la mattina, dopo aver lavorato tutta la notte, hanno identificato effettivamente quei lotti che erano in eccesso. A quel punto i lotti sono stati bloccati, oggi ne sono partiti due, ma sono stati spediti in Belgio, quindi all'interno dell'Unione Europea, alla casa madre AstraZeneca. Da dove andranno lì io non lo so, però intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti. Vabbè, applausi della Camera. Intanto vi presento gli ospiti e saremo subito collegati col Presidente Zaia. Cristian Bottaro, Sindaco di Villafranca di Campo San Piero. Benvenuto Sindaco, grazie per essere con noi. L'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Assessore, grazie. Buonasera. Bentornata Federica Pietrogrande, che è stata Presidente del Consiglio Comunale di Padova per la Lega. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie molte. L'avvocato Michele Scibelli di Più Europa. Buonasera, dottore, grazie molte. Il segretario del Partito dei Veneti, Cesare Busetto. Buonasera Busetto, e l'imprenditore Giancarlo Bruson. Grazie Bruson, anche a lei. Grazie molte. Allora, Presidente Zaia, grazie molte per essere collegato con noi, davvero grazie per la sua
per la sua disponibilità. Ha sentito Draghi poco fa riferire alla Camera, è una vicenda che alcuni giornali definiscono un giallo. Mi viene in mente la vicenda dei 27 milioni di dosi che lei aveva tentato di far arrivare, poi è arrivata la procura di Perugia, i NASI, insomma, ed è saltato tutto. Di cosa si tratta in questo caso, a suo giudizio? Ma si tratta della prova provata che comunque la produzione di vaccini c'è, e ce ne sono a sufficienza, e probabilmente poi vengono destinate ai mercati, perché comunque ricordiamoci che AstraZeneca, piuttosto che Pfizer o Moderna, hanno un mercato globale. La roba scandalosa è che qualcuno, quando noi abbiamo sollevato il problema, ci abbia dipinto come quelli che credono ancora a Babbo Natale. La verità, guardi, io non ho mai incontrato questi signori che hanno fatto le offerte al Veneto, non ho mai avuto colloqui telefonici e tantomeno mai ho voluto vedere le carte. Però il mio direttore generale dice di aver avuto una ventina di offerte. Dopo averle selezionate, due si sono rivelate, diciamo, più solide, e sono due, diciamo, operatori diversi, uno dei quali peraltro è anche stato fornitore della regione, sempre mi viene riferito, e i quali nella totalità entrambi proponevano l'acquisto di 27 milioni di dosi di vaccino. In quel caso, se non ricordo male, si trattava di Pfizer, ma abbiamo avuto offerte anche per AstraZeneca. E c'è da dire una cosa fondamentale, che non ci chiedevano pagamenti anticipati, che nei contratti inviati, nelle bozze di contratti, era previsto di avere bloccata la contropartita economica, finanziaria, e che chi comprava, cioè noi, avevamo diritto di nominare un ente terzo per la validazione della merce, quindi dell'acquistato, e dopodiché, dopo aver validato il tutto, noi magari avremmo potuto nominare AIFA, avremmo dato l'ok alla banca per pagare. Anche perché vorrei ricordare che una partita da 27 milioni di dosi, un prezzo di mercato, valeva quasi 300, e vale quasi 300 milioni di euro. Apriti cielo, sembrava che valorizzassimo, diciamo, dei delinquenti o altro. Io non so se questi avevano i vaccini o non ce li avevano. Premettiamo che sono degli intermediari, per cui probabilmente non ce li avevano loro, ma c'era qualcun altro che li aveva. Sempre il mio direttore generale dice che nei contratti c'è scritto ritiro presso un magazzino della ditta produttrice. Anche questo da verificare. Però sa qual è la cosa più strana? Sì. Che davanti a queste offerte, davanti a gente che comunque ha anche inviato dei contratti, io mi aspettavo che anche dal punto di vista investigativo qualcuno andasse a suonare il campanello a questi signori e avesse quantomeno verificato se dietro a queste offerte c'erano o non c'erano questi lotti di vaccini. La verità è che non se ne sa più niente, e in Italia continuiamo a dire che mancano vaccini. Infatti, Presidente, tra l'altro questa inchiesta è partita dalla Commissione europea, e c'è da pensare, insomma, che questi lotti fossero almeno una parte destinata al Belgio, ad altri paesi, da questo stabilimento che infiala le dosi, altri nei paesi a basso reddito, 11 milioni di dosi, ma la Commissione europea ha minacciato di vietare l'export, e in questo c'è anche lo scontro con la Gran Bretagna, che con Boris Johnson ha protestato. In realtà queste 29 milioni di dosi dove dovrebbero andare? Sono poi destinate ai paesi europei, compresa l'Italia, o poi si possono perdere in mille rivoli e chissà dove? Ma guardi, se c'è la minaccia del blocco delle esportazioni anche per questi, voglio porre una questione che giro a quelli che ci hanno detto, o meglio che ci hanno accusato come veneti, sì, di trattare con intermediari che di fatto sfidavano il vaccino a chi ne aveva bisogno per darlo al Veneto o darlo all'Italia. Rovescio la questione, rovescio la domanda. Sì. Allora, questi che noi blocchiamo in Europa, li togliamo a qualcuno, immagino, no? Certo. E quindi lì c'è un problema etico, perché non ha diritto questo qualcuno di comprarseli? Allora, cioè, l'etica è bidirezionale o monodirezionale? Capite che non sta in piedi sta storia. Dopodiché, finiamola con sta farsa, me lo lasci dire, certo, di questo annuncio che ci stiamo trascinando da una settimana, del fatto che sono state bloccate 250.000 dosi per l'Australia. Per carità, la forma è anche sostanza, ma stiamo parlando di 250.000 dosi, vuol dire niente.
cioè 250.000 dosi non sono il programma vaccinale del Veneto o dell'Italia, cioè dobbiamo parlare di milioni di dosi, cioè pensi che l'Italia ha un programma di oltre 200 milioni di dosi, stiamo parlando di 250.000 dosi, per carità, meglio flacone in casa piuttosto che mandarlo da qualche altra parte, ma anche lì si è data una risonanza a sto blocco, però voglio ricordare che sono 250.000 dosi, cioè più o meno gli arrivi che abbiamo in Veneto in 2 settimane, se mai arrivano. Presidente, tra l'altro le vaccinazioni, la macchina sta andando avanti velocemente, il problema è che manca un numero adeguato di vaccini. Le faccio vedere il titolo del Corriere, il Premier Draghi contro le regioni, trascurano gli anziani in favore di altri gruppi e sui vaccini assicura 500.000 al giorno. Ma c'è una differenza tra noi e Roma, noi abbiamo i pazienti in ospedale e i cittadini da vaccinare. A Roma non mi risultano che vadano in giro a far punture, mai visti, e questa è una responsabilità. Dopodiché non è vero quello che dice il Presidente Draghi, ma non lo dico come contrapposizione, figuriamoci, da parte mia totale e pieno, diciamo, piena collaborazione sempre, ma lo dico perché è vero che non si vaccinano solo gli anziani, ma perché il governo ci ha dato delle categorie vaccinali, ci ha detto parallelamente agli anziani vaccinate, e quindi gli over 80, vaccinate gli insegnanti, le categorie essenziali, cioè carabinieri, guardie di finanza, vigili del fuoco, protezione civile, dipendenti pubblici, questo ci hanno detto. Quindi se Draghi dice adesso si vaccina, dice una mezza verità, la verità è che quello che dice è vero, ma la colpa non è delle regioni, la colpa è di Roma che ci ha detto di vaccinarli così. Cioè bisogna che si mettano davanti allo specchio e si dicano le cose che rimbalzino, perché io trovo assurdo polemiche. Se notate, da un po' di giorni sono gli attacchi alle regioni, sì. Ma si diano una calmata, sta idea, sta nenia che vogliono portare avanti, che l'autonomia, cioè, è dannosa, che bisogna decentralizzare tutto. Io non mi farei mai curare dal Ministero della Pubblica della Salute, ma non perché ci puoi mettere anche il premio Nobel della medicina. Ma come fa un ministro da Roma governare la sanità di 20 regioni? Pensi solo, deve pensare alla gestione dei 68 ospedali del Veneto, dei 60.000 dipendenti della sanità del Veneto che erogano ogni anno 80 milioni di prestazioni. Guarda, noi ad esempio siamo stati così bravi che abbiamo deciso di dotare, siamo la regione con più robot chirurgici che ci sia in Italia. Ma perché abbiamo fatto una scelta? Se l'avesse fatta a Roma, per un fatto di equità, ne avrebbe dato pochi e un po' tutti. Ciò vuol dire l'equa divisione del malessere. Perché i miei colleghi che non hanno comprato robot, non è che gli mancano i soldi, hanno deciso di non comprare robot chirurgico. Noi invece abbiamo deciso di investire nel futuro, pensare al tema del digitale, alla telemedicina, ai giovani, a tutto quello che è la modernità in sanità. E questo l'abbiamo fatto, l'ho fatto io 8 anni fa, comprando i primi robot che costavano 6 milioni all'uno, adesso costano molto di meno, costano un sesto adesso gli stessi robot. Però noi facciamo operazioni chirurgiche mini invasive, definiamole così, proprio perché abbiamo tecnologie nei nostri ospedali. Allora capisce che venirsi a raccontare che se uno gestisce la Roma la sanità funziona meglio, a me viene da ridere, ma veramente mi viene da ridere. E questo è un altro attacco all'autonomia. Presidente, tra l'altro appunto Draghi sul centralismo ha insistito ancora, no? Tra l'altro propone delle formule che sono, per esempio, lontanissime dall'idea di fare una sperimentazione, quella che ha lanciato lei questa mattina, per la provincia di Treviso, una sola classe, no? Si parte dal 1936, una domenica con orari prestabiliti, poi ne parleremo anche durante questa trasmissione. È un esperimento, a che cosa porterà? Guardi, questo esperimento l'ho voluto io, anche perché questa è una grande vaccinazione di massa, non c'è un prontuario per fare questa vaccinazione, mai nessuno ha fatto la vaccinazione di milioni di persone. Noi ne avremo più o meno 4 milioni da vaccinare, purtroppo avendo fino ad oggi avuto vaccini pochi e per di più che prevedono la seconda dose, capite che si divide sempre per due quando arriva il carico, cioè se arriva a 100 vaccini vuol dire 50 persone vaccinate.
Allora abbiamo pensato, facciamo le prenotazioni, facciamo tutte le robe che sapete, fra l'altro martedì partiremo anche con un portale nuovo, ancora più semplice, non serve neanche mettere nome e cognome per iscriversi, sembra quasi un assurdo, vedrete che sarà così, l'ho voluto proprio banalissimo. Però qual è il tema? Ho detto tentiamo di fare una chiamata per classi di nascita, allora tentiamo con un progetto sperimentale con il dottor Benazzi qui a Treviso, e lo facciamo domenica, tutti i punti vaccinali aperti, quindi sono Riese, Villorba, Godega di Sant'Urbano e l'Opitergino, quindi Auderzo, e quattro centri. Spiego un attimo ai cittadini come funziona: solo quelli nati nel 1936, che sono 4.700 trevigiani nati nel 1936, a che orario? La mia idea è stata questa: ad ogni mese di nascita corrisponde un orario. Il gennaio, chi è nato a gennaio si presenta alle 8, chi è nato a febbraio si presenta alle 9, chi è nato a marzo si presenta alle 10 e così via fino alle 7 di sera. Chiaro e limpido. Se funziona è un modello vaccinale che potremmo anche, oggi ho chiesto agli altri direttori di venire qui in provincia di Treviso domenica a vedere, osservare. Sicuramente non sarà perfetto, sicuramente ci sarà qualcuno che dice che gli è toccato aspettare, la coda è su e giù, tutte queste storie, ma vorrei ricordare che non stiamo facendo una vaccinazione normale e quindi qualche disagio ci sarà, però riuscire a pensare che in un giorno tu puoi fare una classe di nascita vuol dire che in 10 giorni fai 10 anni di nascita, hai capito come funziona? Cioè, e perché poi lo possa fare in tutto il Veneto. Questo ci permette di aggredire dei target di età in maniera molto veloce e quindi ognuno sa che il suo giorno per la vaccinazione sarà il lunedì prossimo, il martedì o altre robe. Comunque, classe 1936, domenica mattina ognuno può andare nel centro vaccinale che vuole tra Villorba, Riese, Oderzo e Godega di Sant'Urbano. I nati a gennaio iniziano alle 8 di mattina e ogni ora si cambia mese, ma nati a febbraio alle 9, marzo 10 e così via. Ecco, infatti poi daremo anche, riepilogheremo anche gli orari con una tabella. Ultima cosa, Presidente, però nonostante tutti questi sforzi poi ci sono classifiche in cui il Veneto risulta in fondo per quanto riguarda numero di vaccinazioni, da cosa dipende? Dipende che bisogna insegnare la statistica a qualcuno. Allora, le statistiche si vede, fanno vedere questi istogrammi, no? Queste colonne in cui c'è una percentuale sopra, c'è scritto Veneto ha vaccinato, ha consumato l'81% dei vaccini che ha a disposizione. Premesso che dovresti spiegare che il Veneto accantona anche prudenzialmente una parte di seconda dose, perché metti caso questi qua non mi mandano i vaccini, almeno no, non faccio morire d'ansia quelli che aspettano la seconda dose. Ma a parte questo, la verità è che tu devi guardare un altro dato: la percentuale di cittadini vaccinati sulla popolazione. Noi siamo la seconda realtà d'Italia per numero di cittadini vaccinati in percentuale sulla popolazione. E ci aggiungo anche di più, che se vogliamo proprio andare a vedere fino in fondo, un discorso è vaccinare il cittadino che è in assistenza domiciliare, non si può muovere, quindi tu devi andare per le case a vaccinare, un discorso è vaccinare gli anziani e un discorso è fare come ha fatto qualche altra regione che ha tentato un po' il vuoto per pieno, vaccinato alla grande, definiamolo così, perché se io entro in una sagra, faccio un esempio banalissimo, entro in una sagra, metto un banchetto, dico vaccino tutti quelli che mi passano di fronte, di certo faccio più vaccini che andare lì a cercarmeli con l'appuntamento, con la lettera, con la prenotazione. E questo nessuno lo valuta. Però a livello nazionale noi sappiamo che abbiamo il 17% dei vaccinati che non sono dei target previsti. Vuol dire che non sono anziani, come previsto, non sono dipendenti di ospedali o altro. Quindi vuol dire che qualcuno in giro per l'Italia, ma ancora non ha un nome e cognome questo qualcuno, ha vaccinato un po' così allegramente. Non è un reato, però capite, un discorso è andare a pescare con la rete a strascico, un discorso è andare con l'amo, con la lenza, prende un pesce alla volta, quello con la rete probabilmente ne prende più di uno, no? Poi ovviamente siamo in Italia, qui ci sono i furbetti, le scorciatoie, lei non sa chi sono io, no? Il caso Scanzi credo che sia
veramente molto significativo. Presidente, la ringrazio molto, grazie per la disponibilità. A presto, la vediamo domani mattina come sempre alle 12.30 al punto stampa. A dire la verità, direttore, domani è alle 12.40. Non sapevo. Perché abbiamo un appuntamento importante prima con il governo e vorrei non perderlo. E la ringrazio per l'ospitalità di questa sera e saluto anche tutti i suoi ospiti, auguro a tutti una buona serata. Grazie, grazie Presidente, grazie. Arrivederci, buon lavoro, grazie molto. Allora adesso torniamo subito in studio, vediamo prima come prosegue nell'UL7 la campagna vaccinale, che però fa i conti, appunto, come dicevamo, con la mancanza di un numero adeguato di vaccini. Vediamo. Finora l'UL7 è riuscita a vaccinare circa 40.000 persone su una popolazione di oltre 311.000 soggetti, vale a dire circa il 10%. In questo momento l'azienda sanitaria ha a disposizione dosi di vaccini che coprono il fabbisogno fino a martedì prossimo, poi si attende l'arrivo delle nuove scorte. C'è il tema ovviamente dell'AstraZeneca, dove su una dotazione di circa 9.000 vaccini, due terzi sono ancora sotto sequestro dei NAS, quindi abbiamo una numerosità di vaccini che comunque è contingentata e ci permette di vaccinare fino alla settimana prossima. Mentre per le altre tipologie di vaccini, fino a martedì, per dire, è prevista la disponibilità, poi bisognerà settimanalmente rivedere il piano. Insomma, una campagna vaccinale che continua a risentire dell'andamento delle forniture di vaccini, ma che prosegue con obiettivi precisi. Stiamo viaggiando con circa 1.200-1.300 vaccinazioni al giorno. L'obiettivo già dalla prossima settimana è andare a raddoppiare e quindi andare sicuramente a concludere la popolazione fragile, che è quella maggiormente a rischio, ovvero gli ultra ottantenni. Già lì è stato redatto un calendario che prevede una chiamata e con lettera come programma standardizzato e con telefonata attiva tutte le fasce di età in modo da completare entro Pasqua la popolazione fragile, anziana. Ma non c'è solo il tema della disponibilità di dosi. L'UL7 si appoggia anche ai medici di famiglia. Domani a Villa Aldina, Rossano Veneto, iniziano a vaccinare i medici del centro di medicina di gruppo. Il contributo dei medici di base è anche determinante e importante. Domani ad esempio partirà in una medicina di gruppo di Rossano la prima vaccinazione, analogamente anche sul distretto 2 si sta lavorando per far sì che anche i medici di base contribuiscono ad accrescere la numerosità dei vaccini. La collaborazione con loro deve essere stretta, anche perché abbiamo purtroppo anche tante segnalazioni di pazienti con problematiche fragili che magari non sono presi in carico dagli ospedali e quindi lamentano effettivamente una priorità. E in questo il rapporto colore è fondamentale. Servizio di Monica Smidele. Allora, errata corrige, come al solito ogni tanto faccio degli errori. Il sindaco di Villanova di Campo San Piero, Cristian Bottaro, il sindaco più bello del Veneto. Assolutamente, assolutamente. Poi l'assessore Alessandro Manera all'ambiente, alle politiche comunitarie, insomma tante deleghe. Cos'altro ho sbagliato? L'avvocato Scibelli è un commercialista, non l'avvocato. È un commercialista, esatto, dottore, grazie. Allora, partiamo da Federica Pietrogrande per capire, a parte questa vicenda delle dosi nascoste in Italia, di cui non si sapeva niente, si spera che in gran parte restino qui sul territorio. Come sta andando a Padova dai suoi riscontri la vaccinazione? C'è un centro vaccinale in fiera, c'è disponibilità da parte dei cittadini anche dopo la vicenda AstraZeneca, molti hanno rifiutato di farsi vaccinare. Sì, in realtà effettivamente c'è stato circa 1 su 5 delle categorie degli insegnanti che ha rifiutato AstraZeneca, nonostante ci siano stati in realtà delle rassicurazioni a livello europeo sulla bontà del vaccino o comunque sulla non dannosità. Ad ogni modo non credo che in realtà la popolazione in generale sia preoccupata dalla tipologia di vaccino, quanto piuttosto dalla necessità di essere vaccinati il prima possibile, ed è una richiesta che evidentemente deve coinvolgere principalmente le categorie fragili, le categorie a rischio. Ha ben detto il Presidente, in realtà le
le direttive sono quelle di vaccinare gli anziani e poi eventualmente le categorie a rischio. Il problema è che effettivamente abbiamo riscontrato come ci siano state delle regioni e la Campania è fra queste che hanno scelto e hanno individuato delle categorie ulteriori rispetto a quelle individuate dal governo, fra cui mi pare di ricordare gli avvocati. Ora, onestamente, con tutto il rispetto per la categoria della quale peraltro faccio parte, sì, francamente io non credo che rientri fra le categorie particolarmente a rischio, senza nulla togliere a quella che è la nostra attività di udienza e di confronto, eccetera. Però, ecco, certamente le forze dell'ordine, piuttosto che i sanitari, piuttosto che gli operatori, piuttosto che quelle sono categorie fragili. Certamente anche gli insegnanti. È evidente però che a questo punto, dopo averli vaccinati, dobbiamo far tornare a scuola i bambini, perché altrimenti non ha più senso essere intervenuti in un segmento così particolare com'è la scuola. Quindi ben venga l'intervento, ma a questo punto diamo spazio al rientro nella scuola. Tanto più che ormai le statistiche l'hanno dimostrato in maniera chiara, certo. La scuola non ha subito delle percentuali particolarmente importanti, anzi pressoché minime, di contagi. E questo significa che le misure poste in essere all'interno della comunità scolastica erano sufficienti a individuare qualora si verificassero dei casi. Poi il problema in realtà della quantità di vaccini è quello il grave limite in cui è andato incontro il nostro paese, e francamente non posso non ricordare che è una scelta che deve essere attribuita al governo Conte. Purtroppo non sono state fatte delle politiche lungimiranti, non sono state fatte delle richieste con una certa determinazione, con una certa, non è possibile che altri paesi abbiano vaccinato in maniera così importante e noi come sempre seguiamo l'onda. Adesso sono state intercettate queste quasi 30 milioni di dosi, che onestamente sono un quantitativo veramente importante, no. E io credo che al di là di quelle che saranno poi le decisioni che verranno prese, però è inevitabile che una trattativa con l'azienda per poter cercare di comprendere se una parte di questi 30 milioni di dosi rimanga nel nostro paese è assolutamente inevitabile, ma anche perché, come giustamente diceva prima il Presidente, ci sono dei vaccini che necessitano la seconda dose, quindi per un po' si può far scorta, però non si può vanificare l'effetto della vaccinazione di coloro che hanno già subito la prima dose, e contemporaneamente bisogna assolutamente andare avanti con le classi di anzianità, perché sono naturalmente le categorie più fragili, l'abbiamo detto fino all'altro giorno, che sono coloro che purtroppo hanno le conseguenze più importanti, e purtroppo molti ci hanno lasciato per questa pandemia terribile, quindi cerchiamo di tutelarli, cerchiamo di proteggerli. Allora, vediamo intanto, la Merkel fa marcia indietro sul lockdown di Pasqua, errore soltanto mio, chiedo scusa ai cittadini. Saluto e ringrazio anche Laura Puppato del Partito Democratico. Buonasera Puppato, e grazie anche a Paolo Benvenu di Solidarietà Ambiente e Lavoro. Buonasera Benvenu. Allora Puppato, rispetto, ecco, la Merkel si pente per il lockdown troppo duro, qui si sente parlare già di possibili attenuazioni delle misure dopo Pasqua, no? L'ha detto anche lo stesso Draghi, speriamo di, eccetera. E quindi c'è lo scontro tra rigorismo e aperturismo in qualche modo, no? Lei cosa ritiene che si debba fare, diciamo, nei prossimi, dopo Pasqua in particolare? Sì, come dire, in questi anni, in questi ultimi mesi soprattutto, abbiamo dovuto capire l'importanza di affidarci a professionisti, nel senso che non possiamo, visto prima il messaggio, non possiamo decidere noi qual è il vaccino che ci è più utile sulla scorta semplicemente di un sentito dire, ma dobbiamo cercare di affidarci a dei medici che valutano la nostra situazione clinica e quindi sono in grado di dirci qual è il vaccino che è più adatto a noi. Credo che dobbiamo mantenere una certa fiducia
di chi decide inevitabilmente per noi, volenti o nolenti, anche quando si tratta di politici, no? Certo. E da questo punto di vista penso che le valutazioni su quello che è avvenuto in Italia e nel Veneto, le mie discordino un po', diciamo, rispetto a quelle che ho sentite ora. Perché quello che è accaduto in Veneto è che stiamo cercando di recuperare, questo è bene, stiamo cercando anche attraverso chiamate diverse rispetto ai 10-15 giorni fa, insomma, dove non eravamo certamente tra le prime regioni quanto ha somministrato. Oggi, ricordo, siamo comunque ancora nella parte bassa della classifica regionale d'Italia e quindi abbiamo, nonostante per esempio rispetto alla Campania, abbiamo avuto la Campania notoriamente ha 1 milione di abitanti in più di noi, abbiamo avuto più dosi in termini di vaccini che ci sono stati consegnati, però siamo sotto la Campania come quantità di dosi somministrate, quindi c'è da recuperare un gap. Fino a 10 giorni fa avevamo solo il 69% dei vaccini somministrati e quindi il tema, diciamo, della quantità di vaccini che mancano in questo caso è un po' discutibile. Quello che è avvenuto è che abbiamo a che fare con imprese che, come nel caso dell'AstraZeneca, mi pare di poterlo dire, sono realtà che nel caso specifico l'AstraZeneca tra l'altro è anglo-svedese e quindi ha privilegiato gli accordi, diciamo, con il paese d'origine. Tanto per fare numeri che sono sempre significativi, aveva garantito la Gran Bretagna 210 dosi rispetto a 1000 abitanti quando l'Europa ne ha garantite 33. Qualcuno accusa per alcuni aspetti giustamente anche l'Europa di aver voluto contrattualizzare una valutazione costo, diciamo, per vaccino, per dose, assolutamente, diciamo, trattato e adeguato, e non abbia semplicemente scelto di poterli avere senza andare troppo a discutere del prezzo, cosa che oggi magari sarebbe stato opportuno fare, visto e considerato che i soldi, tra virgolette, che si perdono dal punto di vista economico sono di gran lunga maggiori per il fatto che ci troviamo a vivere sempre in una condizione di estrema difficoltà e comunque abbiamo una situazione di mortalità ancora decisamente troppo alta. Insomma, in Italia oggi sappiamo sono stati quasi 500 persone anche oggi che se ne sono andate e la cosa non è accettabile. Quindi velocizzare, come sta facendo attualmente l'Europa, con anche il controllo di quello che avviene all'interno di stabilimenti come AstraZeneca, è una garanzia in più. Sembra che queste 29 milioni di dosi, stando a quello che hanno dichiarato i NAS, fossero effettivamente per la metà comunque disponibili per l'Europa. Sì, lo valuteremo nei prossimi giorni, insomma. Bene, grazie per ora Puppato, poi torniamo, prosegue la campagna di vaccinazione, intanto andiamo nell'Usberica, sono 47.000 le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni, vediamo. Al via questa settimana le vaccinazioni anti-Covid per i settantenni. Parte oggi da Trissino la somministrazione delle dosi che a rotazione nei prossimi giorni saranno eseguite nelle sedi di Baldagno, Lonigo e Noventa e alla Fiera di Vicenza. Per i 5.000 interessati, l'Usberica ha a disposizione questa volta non più Pfizer, ma fialette di AstraZeneca. Altra novità, il servizio di prenotazione. Non più lettere cartacee inviate direttamente agli aventi diritto, ma saranno quest'ultimi a decidere orari, giorni e sedi preferite attraverso un portale online. Questa novità ha inevitabilmente creato diverse irregolarità nelle procedure. Poter fissare l'appuntamento, infatti, ora è esclusivamente riservato ai nati nel 1951, identificati attraverso il codice fiscale. Tutte le altre prenotazioni, oltre un centinaio, sono state automaticamente cancellate. In soccorso ai nativi non digitali in difficoltà, un servizio del Comune di Vicenza. All'anziano che è privo di un computer o di una connessione internet e non ha un amico o un familiare che può aiutarlo alla compilazione della prenotazione, si può rivolgere allo sportello di Vicenza Sicura. Vicenza Sicura è un servizio gratuito per assistere gli anziani in difficoltà, non solo per le prenotazioni online, ma per tutte le operazioni inerenti alla profilassi contro il Covid.
18 persone sono state già accompagnate a vaccinarsi, 49 a sottoporsi a visite e a fare tamponi. Sì, le persone anziane, le persone sole, le persone che sono prive di un amico o di una familiare che li può accompagnare in fiera per fare il tampone o anche per fare il vaccino, si possono rivolgere allo sportello di Vicenza Sicura, allo 0444 22 10 20. Servizio di Daniele Garbino. Allora, dottor Cibelli, le chiedo intanto come è cambiata la vita dei commercialisti in questa fase? Cioè, dal loro osservatorio cosa vedono, no? Perché il commercialista ha il polso della situazione delle famiglie e delle imprese. No? Sì, direttore, infatti la questione che va affrontata in questo momento, lo stiamo guardando adesso, non è duplice, è quadrupla, quintupla. C'è la questione dei vaccini, che ne abbiamo parlato adesso, c'è la questione delle aziende, che io vivo tutto il giorno con loro perché sono in centro storico, legate alla filiera turistica. Parliamo di Venezia, cui, no? Parliamo di Venezia, di centro storico, per cui trovare dei contributi che davvero servano a chi ne ha davvero bisogno non è facile neanche questo. Aiutare chi rimane indietro, perché c'è gente che era già in difficoltà il prima, si accentuano le differenze sociali, cioè le problematiche sono moltissime. Certo che la politica ha in mano tutto. Io faccio politica da sempre, però la faccio non a livello professionale, come se io fossi per hobby, seguo la riparazione dei motori marini, lo faccio da sempre, per cui difficilmente, se vado dal meccanico, mi faccio difficilmente imbrogliare, perché è da molti molti anni che seguo la politica per passione. E la politica, io tempo fa avevo messo un post: chi non fa politica prima o poi la subisce. E qui stiamo subendo diverse cose che non vanno bene. Abbiamo, per esempio, abbiamo dato dei contributi. Potete, la gente se ne aspettava, sempre di più. Abbiamo dato dei contributi talvolta a categorie che non ne avevano bisogno. Perché una cosa è la ristorazione in centro storico, una cosa è la ristorazione in altri punti. E abbiamo dato degli aiuti tenendo conto, questa è una cosa che io ci tengo moltissimo a spiegare, la spiego continuamente, è una cosa che va chiarita. La prego infatti di ascoltarmi su questo passaggio, anche i telespettatori mi devono ascoltare. Il reddito che dichiariamo nel modello unico non è il guadagno. Bisogna stare molto attenti di questo. Il reddito dichiarato sul modello unico non è il guadagno di un soggetto. Per cui qui, per esempio, bisogna stare attentissimi, perché vengono dati talvolta dei contributi, delle agevolazioni, prendendo come base il reddito dichiarato. Ma non è quello, perché la determinazione del reddito segue determinate regole, che non è quanto uno gli rimane in tasca. Vi voglio fare velocissimamente, senza far perdere tempo, perché questo non è il mio specifico, un esempio. Sì. Un qualcuno compra un ristorante, si compra un bar, un nostro figlio, un ragazzo giovane, spende 180.000 euro per comprarlo, di cui 80.000 euro li mette suoi, 100.000 si fa un prestito bancario. In quel momento è fuori di 80.000, c'è un debito di 100. Apre il locale, incassa 100.000 euro, ne ha 50 di spese. Sapete il reddito che devi dichiarare? 40.000 euro. Perché 40.000? 100.000 di incasso meno 50 di spese, e quell'acquisto che ha fatto, che ha speso 180.000 euro, direttore, lo porta in 18 anni in detrazione. Ecco che allora quel soggetto, io ho dei casi specifici a Venezia così, dichiara 40.000 euro di reddito, ma in realtà di guadagno non ha nulla. Addirittura la banca che gli telefona perché deve pagare i 100.000 euro. Quel soggetto rimane fuori di determinati benefici, condoni, qualsiasi tipo di beneficio che può arrivare. Qui bisogna stare molto attenti. Bisogna molto attenti, perché andare ad aiutare, ed è la cosa principale in questo momento, aiutare le classi che sono più in difficoltà, non si può assolutamente prendere come base il reddito dichiarato.
Servono almeno altri elementi per determinare la ricchezza della persona. Sono il reddito dichiarato, il patrimonio, il quoziente familiare. Per cui qui vi ho fatto un esempio sulle questioni fiscali. Può essere sulla gestione dei vaccini. La politica è importantissima in questo momento. Molto probabilmente stiamo pagando anche il prezzo di una mancata partecipazione politica negli anni precedenti, soprattutto delle generazioni giovani. Le scelte politiche determinano determinate cose importanti. Venezia è allo stremo. Chiudo dicendo, qua rifaremo un passaggio, purtroppo cioè tutte le attività commerciali erano legate ai flussi turistici. Purtroppo. Flussi turistici mancano, per cui chiaramente anche qui bisogna avere la capacità di aiutare effettivamente chi rimane indietro. E a proposito di aiuti, vediamo cosa fa la Chiesa a Padova per la comunità in difficoltà, vediamo, con un 2 milioni di euro tratti dall'8 per mille, vediamo. Carità in un tempo di fragilità, il messaggio che la Chiesa di Padova ha sempre portato avanti in questo periodo difficile di pandemia. Da qui l'invito alle parrocchie di aderire al progetto Sostegno Sociale Parrocchiale per costruire un fondo per sostenere situazioni di difficoltà e nuove povertà. Lo scorso anno la Diocesi di Padova ha ricevuto 2 milioni di euro derivanti dall'8 per mille come aiuto straordinario per affrontare la grave crisi portata dal Covid. Con queste risorse economiche la Diocesi di Padova ha costituito due fondi di 1 milione di euro circa ciascuno. Il primo per sostenere ed alimentare il sostegno sociale parrocchiale, il secondo per aiutare le comunità e gli enti più in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid. Al primo fondo hanno aderito 263 parrocchie con il contributo di un euro per abitante. Con i soldi che sono rimasti rispetto alla non adesione totale delle parrocchie al progetto, li abbiamo rimessi a disposizione. E le parrocchie che hanno desiderato hanno presentato dei progetti personalizzati. Qui significava andare a individuare all'interno di ogni parrocchia uno o due situazioni familiari piuttosto gravi, sulle quali intervenire in modo più coordinato. L'obiettivo principale è stato sostenere le famiglie che a causa del Covid hanno perso il lavoro, garantire l'accesso alla didattica a tutti i ragazzi costretti alla DAD oppure il bisogno di cure e farmaci. Con il secondo fondo costituito dalla Diocesi sono state aiutate 141 parrocchie che versavano in grosse difficoltà per le conseguenze sanitarie, economiche e sociali connesse alla pandemia. Grazie Valentina Visentin. Allora, Assessore, a Treviso ovviamente noi parliamo spesso del Caffoncello, abbiamo parlato quasi tutti i giorni, parliamo con il direttore generale proprio per avere il punto della situazione, la sua opinione sulla, diciamo, sui contagi, sulla zona rossa che potrebbe diventare arancione, almeno si spera, così diceva oggi il presidente Zaia. Sì, sicuramente Treviso, sono veramente contento di quello che ho sentito dire dal governatore, sarà un modello di questo tipo di attività e sarà anche interessante vedere come reagiranno i cittadini. È molto bello quello delle fasce orarie, gennaio, febbraio, marzo, aprile, così, a seconda, e quindi vedremo una reazione, perché giustamente, come dice il governatore, cioè non c'è uno schema studiato in precedenza, non esiste un modello certo da questo punto di vista. L'ultima pandemia vera è stata la spagnola, ma non ci sono dati se non la mortalità probabilmente, e anche incerta, perché le cause di mortalità erano anche peraltro diverse, quindi non abbiamo dati di riferimento. Anche l'età media era molto diversa, sì, vero, ma dall'altro punto di vista l'età media della popolazione aveva anche altri valori, quindi vedremo cosa succederà da questo punto di vista. Beh, è chiaro che la situazione è grave, io ho sentito quello che ha detto il collega di Venezia, anche a Treviso chiaramente i commercianti sono in forte difficoltà, perché magari non vivevano così tanto il turismo, ma vivevano di quella che era la vita della città, di quello che era l'economia, e quindi nella gravissima condizione sanitaria che vediamo tutti e conosciamo c'è la condizione sociale economica di molte categorie che sono chiuse da sempre, dico le palestre che nessuno cita perché magari c'è quasi anche non so come definirlo, perché definire le palestre sembra quasi dire beh tanto sono le palestre, ma sono attività a cui è stato chiesto al governo Conte di investire molto sulla sicurezza per poi chiuderle 20 giorni dopo, e non mi sembra che siano stati focolai di infezione così determinati. Chiaro che siamo in una situazione incredibile e
venirne fuori. Sappiamo che abbiamo finestre, diciamo solo francamente, di 15 giorni in 15 giorni. Quando facciamo un'azione le vediamo reattivamente 15 giorni dopo, e quindi è molto difficile calcolare quello che potrà avvenire nella in questa famosa curva in un tempo di almeno un mese, diciamo solo francamente. Chiaramente il governatore ha dei dati e degli studi sicuramente più approfonditi di quelli che vediamo noi, però purtroppo quello che è venuto in quest'anno ci ha insegnato che i tempi di reazione sono questi. Cioè, a dire che io lavoro per un'azienda chimica, per una multinazionale chimica, e da subito mi sono stupito, lo dico sinceramente, essendo io poi tratto anche con l'industria, quello che è stata l'azione dell'Europa dal punto di vista con le case farmaceutiche. Cioè, si è messo l'interesse pubblico al di sotto dell'interesse privato. Questo non voleva dire espropriare i vaccini, sicuramente sì. Però non si è studiato la famosa supply chain, come viene detto nelle aziende chimiche o biochimiche o di questo tipo, di come produrre i vaccini pagando le royalty. Perché quello poteva essere un'opzione. È già stata fatta in molti paesi, guardate, con la ZT per l'AIDS, molti paesi hanno fatto quella strada lì. Il produttore non riusciva a coprire, per esempio, per il Sudafrica le dosi necessarie, il Sudafrica ha preso degli accordi, l'ha prodotto pagando le royalty. E non si è studiato questa alternativa, perché queste situazioni che adesso scopriamo, quelle che scopriamo e quelle che non scopriamo, cioè 27 milioni di vaccini, da dove sono arrivati? Come sono stati stoccati? Cioè, questa cosa qua, per chi lavora in un'industria di un certo livello, capisce subito che c'era qualcosa che non andava. Perché poi gli interessi dei paesi in Europa sono in conflitto, perché chiaramente il paese che esce più velocemente dalla pandemia economicamente diventa più forte sul mercato c'è globale. C'è una guerra vera e propria. Cioè, no? E quindi è una conflittualità. Nell'est è vero che l'Inghilterra con la Brexit in questo momento è stata avvantaggiata non dovendo sottostare praticamente nessuna regola rispetto agli altri paesi. Esatto. Quindi quello che poteva essere un grande svantaggio, ci ricordate, prima del vaccini, prima di questa situazione di pandemia, parlavamo della Brexit come della più grande scelleratezza poteva succedere all'Inghilterra, che si è ritrovata in questo momento fuori dall'Europa, come peraltro lo è Israele, a essere da questo punto di vista in vantaggio. Però qui ci sono anche delle responsabilità. Come ha trattato l'Europa questo caso? Chi ha trattato queste cose? Perché non si spiega, perché, ripeto, quante industrie in Italia sarebbero in grado di produrre i vaccini? Non lo so, chiedo, in assoluta sicurezza, rispettando quello che sono i parametri, aziende private a cui pagare i vaccini, non c'è l'esproprio proletario. Però forse questa poteva essere un'altra strada che non è stata seguita, perché chiaramente poi io andrei a vedere chi sono, e qua è anche molto semplice vederlo, chi sono gli azionisti di maggioranza di queste società. E basta andare a vedere, guardate, basta andare su Wikipedia, non serve fare grandi giri. Quando tu vedi gli azionisti di maggioranza, capisci le scelte dei consigli di amministrazione, perché sono aziende private, fanno interesse privato, non sono benefattori. Quindi io da questo punto di vista, l'ho detto fin dall'inizio, a me sembrava strano che l'Europa si piegasse da questo punto di vista a un'economia di mercato che in questo caso non ha possibilità di regolare la nostra vita, perché questa è una guerra che un virus ha fatto a noi, e la guerra si reagisce in un altro modo, non in questo modo. Io lo dico sinceramente, per me è stato, e questa causa è stata un eccessivo rispetto di norme che non valgono in tempo di guerra. Grazie. Professore, poi le chiederò anche in base a come si sono modificati i consumi, come sta andando nella marca trevigiana la raccolta differenziata, è uno dei tanti primati della marca, no? Allora, vediamo il modello dei vaccini, il modello sperimentale dei vaccini per fascia di età, di cui ha parlato poco fa anche il Presidente e anche l'Assessore in questa fase. Vediamo. Se io, Francesco Benazzi, sono di Treviso, vado all'area di Treviso, quindi vado al centro vaccinale Villorba. Sono nato a marzo, per cui io sarò vaccinato nell'ordine di marzo, quindi da gennaio sarà dalle 8 alle 9, febbraio dal 9 alle 10, marzo dalle 10 alle 11. Lo spiega in maniera semplice il direttore Benazzi, con tanto di esempio, il metodo sperimentale che scatterà nel territorio dell'ULS 2 domenica prossima. Dunque, per semplificare ancora di più, la classe 1936, ovvero gli 85 anni, che in provincia di Treviso sono 4.795, saranno vaccinati domenica 28 e verranno suddivisi nelle quattro sedi vaccinali,
Oderzo, Villorba, Godigo Sant'Urbano e Riesepio X. Gli anziani di quella classe dovranno recarsi nei punti più vicini alle loro abitazioni. E poi l'orario è stabilito a seconda del mese di nascita. Vi chiedo, ecco, di rispettare l'orario, cioè quando diciamo che Francesco Benazzi è nato a marzo e deve fare nel centro di Villorba dalle 10 alle 11, che non arrivi alle 9, basta che arrivi alle 10 e poi sarà fatto velocemente. È stata scelta la giornata di domenica per dare la possibilità ai figli di accompagnare i genitori che non hanno la possibilità altrimenti di raggiungere i centri vaccinali, non solo. Abbiamo ovviamente organizzato il calendario vaccinale per questa settimana che ci porterà entro domenica ad azzerare sostanzialmente tutte le scorte di vaccini che abbiamo, quindi zero magazzino. Sul fronte ricoveri la situazione non è facile, 266 ricoveri Covid, 36 persone in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, 46 in subintensiva. Il picco dei contagi potrebbe arrivare la prossima settimana. Concorderemo, credo, questa settimana con la Regione la possibilità di ridurre il ritmo delle attività ospedaliere. Quindi vuol dire interventi chirurgici che andranno a ridursi e faremo almeno da lunedì 29, quindi solo le urgenze, gli oncologici e chiaramente la parte che riguarda il materno infantile, quindi tagli cesarei. Servizio di Daniela Sizia. Adesso andiamo da Paolo Benvenu, poi dal sindaco di Villanova di Campo San Piero, Cristian Bottaro. Allora, Benvenu, c'è da pensare che oltre a queste 29 milioni di dosi nascoste in questo stabilimento, stoccate in questo stabilimento in provincia di Frosinone, ce ne possono essere molte altre, no? Ma cosa sta succedendo? Questo è soltanto da ascrivere a una guerra tra le Big Pharma, tra l'Europa, tra i paesi europei che si contendono i vaccini o che altro si può pensare? Ma sentite, io credo che ci sia un punto fondamentale ed è il fatto che si è deciso, l'Europa ha deciso insieme agli Stati Uniti, l'Australia, il Brasile, di contrastare la proposta che è stata avanzata in sede di WTO di liberalizzare o di sospendere, come è la stessa cosa, il brevetto sui vaccini. Cosa significa questo? Significa semplicemente più che raddoppiare la capacità produttiva su scala globale. Questa scelta l'abbiamo e la stiamo pagando carissima, cioè abbiamo lasciato nella sostanza il monopolio della gestione dei vaccini e la loro distribuzione alle logiche del mercato e agli interessi e ai profitti delle imprese, delle multinazionali Big Pharma. Questo è il punto politico. Dopodiché deve essere chiaro che questa è una responsabilità anche del governo italiano e delle forze che lo sostengono, perché il governo italiano poteva benissimo prendere una posizione chiara e netta in Europa e spingere anche gli altri paesi a sostenere la proposta avanzata, come ho detto, dal Sudafrica e dall'India, e sostenuta dallo stesso OMS, perché, per qualche aspetto ha anche ragione l'assessore di Treviso, in una situazione di particolare gravità, se non voglio usare un linguaggio bellico, però insomma certo, dà l'idea, in una situazione di particolare gravità esiste nei trattati internazionali la possibilità di sospendere la proprietà sul brevetto o sul vaccino. E questo è il punto fondamentale. Tutto il resto è di conseguenza. Cioè, nella misura in cui si rende un bene scarso nel mercato, ovviamente chi lo produce, chi ne ha il monopolio, ne trae i massimi vantaggi. Possono essere paesi che hanno, diciamo, in house le società che lo producono, e possono essere, lo sono soprattutto, le aziende che hanno il monopolio di questa produzione. E questo è quando la logica è quella del mercato, le cose funzionano così. E no, è ovvio che questo contraddice la necessità fondamentale di combattere il virus su scala globale, in Europa, in Italia e ovunque nel mondo, la rende difficile, la problematizza e poi tutto il resto viene di conseguenza. Io credo che il problema sia questo, insomma.
Noi lo abbiamo denunciato con forza in sede del di Parlamento europeo, i primi a denunciare come dire, la mostruosità degli accordi fatti dall'Unione Europea con Big Pharma siamo stati noi, è stata la nostra compagna Manon Aubry, che è della sinistra europea, che non c'entra nulla con le varie sinistre italiane, dal PD o quant'altro, è una forza politica che in Europa si è battuta e continua a battersi con determinazione perché appunto ci sia questa situazione. E devo dire che in Parlamento europeo è stata votata proprio recentemente una mozione presentata sempre dal gruppo della sinistra europea che ha ottenuto la maggioranza proprio sul punto che sto dicendo adesso. Bene, bene, grazie. Io penso che questo sia sì. Questa sia la questione fondamentale. È stato molto chiaro. Allora, Gran Bretagna non solo medici ed esercito, dietro il record di vaccinazioni, mobilitati e formati 80.000 volontari. Londra e l'Unione Europea vicina ad un accordo vantaggioso per tutti, quindi una campagna rapidissima ed efficiente, velocità nel procurarsi le dosi, calendario chiaro e preciso, centri di vaccinazione a non più di 16 chilometri dalle abitazioni dei convocati. Allora, Sindaco, come va Villanova? Ricordiamo a Campo San Piero, tra l'altro c'è un importante ospedale, certo. No? Sì, no, allora in termini diciamo sanitari si può sempre fare meglio, però diciamo una realtà che si differenzia per professionalità e mi sento di dire anche per molto volontariato, e credo che questi soggetti in modo particolare debbano essere valorizzati parlando anche di vaccino. Abbiamo detto giustamente la protezione civile, che in una emergenza come questa si è sicuramente distinta, si è sicuramente contraddistinta in positivo, ma ci sono anche tante altre associazioni, non solo la Caritas come abbiamo visto prima, ma persone anche anziane che danno assistenza a coetanei non autosufficienti, che effettuano trasporti ospedalieri per portare le persone a vaccinarsi o comunque a svolgere anche altre terapie, perché giustamente mi pare che un po' troppo spesso ci dimentichiamo che le altre patologie non sono cessate, non si sono sospese, ma continuano ad esserci. E in un territorio così straordinario come è il nostro, di tutto il Veneto mi sento di dire, brillano anche questi esempi di positività in senso stretto, di persone che si danno da fare dagli altri e che mettono a repentaglio la propria vita, quella dei propri familiari, e io credo veramente come istituzioni le dobbiamo tutelare queste persone. Io per primo sono disponibile a lasciare il mio posto a queste persone qua, perché davvero se lo meritano. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda diciamo la zona, i controlli, alcuni dicono non ce ne sono a sufficienza, che riscontri ha? Cioè i cittadini sono più per la chiusura costante o adesso sperano di nuovo? C'è chi dice poi si passa in arancione, poi si ritorna in rosso. Allora, io mi sento di dire che dobbiamo stare attenti a non morire di fame per rischiare di morire di Covid. Questa cosa qua è assolutamente senza dubbio una tiratina d'orecchie a tutti quanti, ce la dobbiamo dare, perché è vero che statisticamente, come mollano le briglie un pochettino, ci sentiamo autorizzati molto spesso a fare tutto. In questi casi qua è doveroso intervenire in maniera seria, perché comportamenti scellerati rischiano di mettere in crisi tutto un sistema sanitario nei confronti di professionisti medici che stanno svolgendo turni massacranti, economico e senza dubbio anche familiare. Allora, vediamo quando si fa di necessità virtù, no? Mancano gli spazi a volte per i centri vaccinali, poi quando arriveranno milioni di vaccini gli spazi saranno disponibili, però intanto il centro Palladio a Vicenza ha messo a disposizione il suo cinema. Vediamo di cosa si tratta. Nulla si diffonde come la paura. Virus nuovi, capaci di colonizzare il mondo, pandemie che possono essere fermate solo dal vaccino, visioni che il cinema aveva già avuto, profezie inquietanti che oggi diventano realtà.
Va di scena una corsa contro il tempo per immunizzare la popolazione e potrebbe andare di scena proprio al cinema, dentro un cinema in cui le luci si sono spente perché fuori, nel mondo reale, viene trasmessa un'epidemia vera. A Vicenza il centro commerciale Palladio apre i suoi spazi, offre il suo cinema per creare un nuovo polo vaccinale a est dopo quello a ovest in fiera. Partendo da questa area e salendo per il corridoio possiamo arrivare alle varie sale, che sono 5, che ci danno la possibilità di ospitare più di 500 persone. E allora per la prima volta entriamo in quello che potrebbe diventare il nuovo polo vaccinale a est di Vicenza. Qui potrebbero trovare spazio altre unità mediche composte da personale esperto che lavorerebbero in contemporanea per allargare la campagna di vaccinazione. Qui si aprirebbe un nuovo fronte nella guerra al Covid. Le sale possono essere gestite sia come punto vaccinale ma anche punto di attesa successivo alla vaccinazione, quindi per attendere insomma quegli istanti per capire insomma se tutto è andato liscio. E poi vi porto appunto per vedere il parcheggio che potrebbe essere destinato a questi utenti, che potrebbe diventare esclusivo e ospiterebbe oltre 400 auto. Immagini in anteprima assoluta per scoprire quello che potrebbe diventare il nuovo polo vaccinale. Corridoi si susseguono alle sale numerate. Questo cinema sembra perfetto per trasformarsi in una clinica d'emergenza. Potrebbe essere appunto adeguata una clinica per tutta la sua logistica, per tutti i suoi sistemi, per tutte le sue accortezze, sia in campo chiaramente di sicurezza, qui mi viene a pensare il ricambio di aria forzato piuttosto che i precetti di distanza eccetera, quindi è assolutamente da valutare e spero che venga valutata in questo senso. Un'idea, una proposta che potrebbe essere riprodotta anche in altre città, in altri cinema. La vaccinazione va portata avanti con decisione, servono spazi e questi potrebbero essere perfetti per un polo vaccinale a est. Ora tocca a Lulzotto, al sindaco Rucco, fare il prossimo passo, ma velocemente, perché quello che potrebbe andare di scena in questo cinema non sarebbe un film. Dottor Rucco, io sono sempre a disposizione, il centro a disposizione, il multisale a disposizione, quando vuole possiamo tranquillamente attrezzarlo e destinarlo a un hub per la vaccinazione. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della redazione di Vicenza. I cinema sono tutti chiusi come i teatri, si parlava di una riapertura il 27 di marzo, ma con questi chiari di luna sarà impossibile. Questa può essere un'alternativa, almeno utilizzare questi grandi spazi per i centri di vaccinazione e poi ripartire una volta che sarà finito questo flagello. E Venezia domani compie 1600 anni. A proposito di flagelli, quello della peste, Venezia l'ha sperimentata tanti anni fa sulla propria pelle. Compie 1600 anni, tra l'altro domani mattina trasmetteremo su Antenna 3 la messa in diretta dalla Basilica di San Marco, officiata dal Patriarca Francesco Moraglia. Cesare Busetto, segretario del Partito dei Veneti, voi non potendo fare grandi manifestazioni di questi tempi, avete pensato di domani sì. si parla Veneto, sì. È così. Visto che l'iniziativa prevede proprio di parlare in Veneto, certo. Mi permetto di dirlo subito in Veneto. È un'iniziativa che non fermo assolutamente, che tengo subito a precisarlo. Non è un'iniziativa partitica né politica, ma è un'iniziativa di sensibilizzazione proprio un omaggio a questi miei 600 anni della nascita della capitale del Veneto e abbiamo lanciato questa iniziativa. È un'iniziativa di coscienza che diciamo a tutti i veneti da stanotte, da domani mattina, mi sodrio già in cominciare adesso, in qualsiasi situazione che Iori si trova, tanti lo fa già naturalmente, parla lingua veneta nel suo dialetto tutti i giorni, quotidianamente, di fare il sforzo di parlarla comunque tutto il giorno, che vi altri si sì, testimoni in tribunale, che vi altri attore do panini in panificio, che facciamo un fornitore e vi domanda degli articoli di lavoro, provate a sforzarvi
De parlare Veneto, chi che non riesce a farlo, che dico anche ai colleghi qua in studio, all'assessore, al sindaco, è un'iniziativa, niente che abbiamo visto, simpatica, è una cosa simpatica, che da Drio ha una riflessione profonda, però nel giorno del compleanno di Venezia lanciamo questo appello e l'abbiamo lanciato alle associazioni, a partiti politici, a 360 gradi, tanti ne abbiamo avuto già diversi attestati di partecipazione. E ne piace questa idea qua, che domani chiunque che si sente veneto parla con la lingua del popolo veneto. Ciao, se mi disegni di parlare in inglese forse te mi metti in difficoltà. Bravissimo, bravo, ora ti sì. Senta, come state seguendo un po' questo dramma, no, che colpisce e che ha colpito duramente anche i veneti, no? Più di 10.000 morti, insomma, sono dati impressionanti. Adesso le terapie intensive sotto forte pressione, però cioè, è una popolazione che ha dimostrato grande rispetto delle regole e anche la volontà, anche in questa circostanza, di ritrovare il cammino, no? Sì, sì, ma mi ho visto anche al servizio, appena andai in onda, per esempio, non ne manca di sicuro l'iniziativa, quella dei cinema, per esempio, può essere davvero una bella idea. Mi del lavoro faccio il consulente aziendale e posso dire che e tra l'altro anche presiedo un'associazione datoriale. Ma è una disperazione, no, al di là di Venezia che sappiamo, abito a Mestre, quindi sappiamo come che si ciapada. Ma è tutto un concatenarsi, ma proprio anche un cuo, c'era in un'azienda, per esempio, che qua dell'Alto Trevigiano, che produce cosmesi, e provo a pensare che appunto estetiste se tutte serae, certo. E ora se a salvare, per modo di dire, con fiade online. Però c'è tutta una catena che se dovrebbe rompersi. Mi dico da tempo che il 2021 sarà l'anno, secondo me, delle tensioni sociali. Non magari in questi mesi, ma comincerà con i licenziamenti, con mancanza reale veramente del magnar, comincerà a crearsi delle forti tensioni sociali. Questa è la mia preoccupazione e bisogna che siamo pronti, che siamo capaci. Mi fa piacere di aver sentito le parole del governatore Zaia sul discorso appunto che sia un po' una follia di voler governare dal centro, maniera, diciamo, dal centro. E vedo sotto pancia, sì, del vostro schermo, autonomia 1249 giorni. Gli altri, come partito dei veneti, abbiamo deciso di non contarli neanche più, perché sinceramente se siamo anche stufai lodevole l'iniziativa, non dico, ma se siamo stufai di star là a dire ogni giorno su Facebook eccetera, se passa 1200, se passa 1100 giorni, se passa, basta. Fiamo una roba diversa, io dico anche agli altri, che si dà Lega, tanti esponenti così. Gli altri dobbiamo pensare un ultimatum al governo di Roma, che sia rosso, giallo, nero, non interessa. Il 22 ottobre scade l'ultimatum e vogliamo una risposta, che sia sì, che sia no, chi ne dica, perché è inutile che andiamo avanti, fra tre anni ci troveremo a dire se passa 3.000, 200, 3.000, basta. Certo, scade l'ultimatum, dopodiché? Siamo lì a organizzare delle manifestazioni, delle forme, delle proteste, che può essere anche diverse a seconda dei movimenti, delle associazioni che parteciperà. Non è quello. Sì, però che bisogna che cambiamo gli altri il metodo di pensare. Non possiamo più star là perché, guarda che il referendum che si sta fatto è una questione di democrazia e di libertà, che se lasciarla passare veramente se non riconoscesse neanche il ruolo dei cittadini che avevamo. Allora, poi ci torniamo, si continua con mi auspico, mi auguro, eccetera, lo si diceva anche l'altro giorno, no? Auspico, mi auguro, oppure stiamo lavorando, faremo, bisogna, no? Bisogna, e poi dopodiché
Poi di fatti se ne vedono pochi. Torniamo un attimo a Venezia, perché vi dicevo, domani ci sarà la messa in diretta su Antenna 3 e vediamo anche cosa dice il presidente del Consiglio regionale, che domani sarà qui a Focus, Roberto Ciambetti. 1600 anni dalla nascita di Venezia, sicuramente una data mitica, forse non proprio esatta al giorno, all'anno, però sicuramente un momento da ricordare. 25 marzo 421. 1600 anni fa, con la consacrazione della chiesa di San Giacometto, a pochi passi da dove circa 700 anni dopo sarebbe stato edificato in legno il primo ponte di Rialto, viene fatta convenzionalmente risalire la nascita di Venezia. E domani, dalle 10.45, in diretta dalla Basilica di San Marco, Antenna 3 trasmetterà la Santa Messa officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia per i 1600 anni di Venezia. Una manifestazione solenne per celebrare una città unica. Certo, su quella data di nascita non c'è certezza storica, ma la certezza c'è invece sul fatto che le varie generazioni di chi si rifugiò in laguna per sfuggire alle ondate barbariche che imperversarono dal V secolo diedero vita ad una storia straordinaria sotto ogni punto di vista: politico, culturale, artistico, architettonico e commerciale. Venezia compie 1600 anni e rimane una città unica e irripetibile nel mondo, che sarà celebrata con numerose iniziative. Mette in evidenza come questa comunità nasca come una repubblica in mezzo ai regni, agli imperi, ai barbari, ai bizantini, cioè ai poteri forti. Poteri forti, tra i quali Venezia si ritagliò un posto di primo piano anche come primo ordinamento repubblicano moderno. Un tale esempio di democrazia da diventare modello quando, come ha ricordato il presidente della regione Luca Zaia, nel 1786 gli Stati Uniti inviarono a studiarlo una commissione di cui erano membri i padri della Costituzione americana Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Ma gli esempi sull'influenza di Venezia sono innumerevoli. Persino la parola italiana più conosciuta e usata al mondo è il saluto veneziano ciao, o il carattere che rappresenta dovunque l'era digitale, la chiocciolina, era già usato dai mercanti della Serenissima per indicare la misura in anfore. Servizio di Filippo Foes. Allora, si parla spesso di turismo, dei danni subiti dagli albergatori, citavamo appunto Venezia, insomma, ma tutto l'indotto del turismo, no? Il turismo fattura 18 miliardi l'anno, è il motore dell'economia, però si parla poco per esempio di chi gestisce un parcheggio privato, no? Nel veneziano, di chi si occupa di trasporti non pubblici ma privati. Giancarlo Brusone è un imprenditore di cui abbiamo parlato altre volte per una sua vicenda drammatica con una banca, però Brusone, parliamo stasera delle conseguenze, ecco, per la sua categoria in particolare. Se vuole può togliersi la maschera. Purtroppo lavoravamo molto con l'aeroporto, con le crociere, la gente che veniva a visitare Venezia. Adesso, gli altri anni, nel 2019-2018, Marco Polo di Venezia è diventato il primo d'Italia. 450 aerei atterravano e 450 decollavano ogni giorno. Quindi, impressionante. Ecco, 30 milioni di turisti l'anno, no? Cioè, sì. Ieri, oggi, 7, 8, 9. Quindi crociere zero. La gente che magari arrivava da Verona, da Vicenza, da Brescia per visitare Venezia, adesso con questo. Quindi siete veramente in ginocchio. Senta, per voi, penso anche, non so, ai taxisti, insomma, tutti coloro, è previsto ristoro, sostegni? Niente. Ho sentito qualcuno, però sì, ciao. Sì, in ogni caso, finora ne sono arrivati pochi e vabbè, adesso c'è questo decreto sostegni che si sta attivando, speriamo che arrivino altre risorse. Soprattutto, direttore, mi faccia dire questo dopo, cioè, proprio un attimo. Cioè, l'incertezza dell'imprenditore che non sa quanti soldi gli possono arrivare o non arrivare è pazzesca. Cioè, i miei clienti, e come tutti gli altri, e penso anche il signore, fino all'ultimo momento non capivano se gli potevano arrivare 4.000, 8.000, 10.000.
si erano illusi di avere il 15-20% della perdita annua. Abbiamo dovuto aspettare l'ultimo momento. Ma io non voglio fare polemiche, neanche politiche, faccio parte di una parte politica per chi ci credo, ma rispetto anche quella degli altri. E ritengo che in un momento di difficoltà come questo, dei vaccini, la gente malata, la gente che va a fatica, le polemiche ci ragioneremo dopo. Dobbiamo tutti dare le nostre capacità nell'interesse comune e sociale. Però vi voglio narrare questo, che voglio dire, prima ho detto difficilmente mi fregano perché è come andare dal meccanico e da anni aggiustare i motori. È stata fatto in Parlamento, ve lo ricordate perché seguite la politica anche voi, è stato fatto uno scostamento di bilancio di 32 miliardi. Sì. 32 miliardi. Ma se voi provate a seguire, forse maniacale come seguo io, c'era una paginetta. Una paginetta. Hanno portato al voto dove tutti i parlamentari di tutti i partiti l'hanno votato, salvo due parlamentari. Non vi dico che erano di più roba, vi dico che erano più roba, ma è uguale. Due hanno votato contro lo scostamento di bilancio perché è vergognoso fare uno scostamento di bilancio di 32 miliardi senza spiegare come andrai a spenderli. Ma tu fai l'assessore a Treviso, io ho visto, ho lavorato anch'io per la giunta a Venezia, ho lavorato, ho avuto incarichi. Cioè, c'è una spartizione politica, ma non negli interessi privati. Ognuno tenta di portare all'interno del suo territorio, per questioni elettorali, parte di quei contributi. Ecco che allora, vi ricordate, c'era il momento che il governo stava quasi per saltare, ma tutti dicevano no, ma lo scostamento di bilancio lo voteremo tutti. L'hanno votato senza sapere dove andavano a finire quei soldi. Cioè, pazzesco secondo me, perché se noi tutti e sei siamo soci di una società e uno di noi dice, Michele, guarda ragazzi, servono altri soldi perché c'è un'emergenza, io ti chiedo, ma come vuoi spenderli? Secondo me è vergognoso fare scostamenti di bilancio in debito senza spiegarci prima dove vadano i soldi. Infatti, su 32 miliardi, non critico la ripartizione, alle imprese ne sono andati solo 11. E anche questa volta che ci si aspettava tutti, il governo Draghi, il cambiamento, tutto quello che doveva fare, nella realtà ha fatto identico di come aveva fatto il governo Conte. Preciso, identico, è arrivata un'altra goccia. Tajani propone addirittura 20 miliardi al mese fino a quando non è... Sì, ma dobbiamo sapere dove andranno a finire, sono 80 pagine prima di poterlo approvare. Devo tornare a Giancarlo Bruson per sapere... lei come va avanti, Bruson? Cioè, non avendo più la sua attività, insomma, comunque diciamo avendo che la... con tre attività, vendita di auto in questo momento zero. Parcheggio quasi zero e faccio noleggio per conto di un'altra ditta, diciamo, di furgoni, pulmini, ecco, e lì insomma qualcosa riesco a, però. Senta, la buona notizia, almeno così mi dicono, che arrivano voci dagli Stati Uniti, dove si sta vaccinando come in Inghilterra, proprio a nastro, che insomma ci potrebbe essere quest'estate almeno un ritorno degli americani, sarebbe già qualcosa, perché era una parte importante del turismo. Che si potesse muovere, insomma. E dopo quello che mi rimane qua un po', sì, che ieri sera per il telegiornale il presidente Mattarella... Sì. Ha detto che adesso sta facendo le nuove leggi e in primis ha detto la giustizia. Ecco, io ne ho bisogno della giustizia, molta. Per la sua vicenda con la banca. Sì. Sì. Ma anche dopo un'altra vicenda. Quando io ho aperto dove mi trovo adesso, prima di aprire io... valuto prima, sono andato in comune, prima, poi aprire un'attività così, ho fatto tutte le varie indagini, tutto ok, boh. Mi metto d'accordo col proprietario per l'affitto, boh. Primo giugno 2008, ottobre, fine settembre, primi di ottobre, la crisi americana, casi, boh. Per me era fondamentale il parcheggio. Sì. Perché avevo fatto le mie indagini, no? E sì e ni, sì e no, sì e sì. Per ottenere la licenza io ho dovuto fare ricorso al TAR.
e ho vinto io. Però mi hanno fatto perdere 3 anni e mezzo. Certo. No, 3 mesi. 3 anni e mezzo che io ho dovuto comunque pagare l'affitto. E ho dovuto chiedere i soldi a amici, parenti, perché cosa fai? Ecco, lì è l'intreccio mortale. Ho fatto la richiesta da anni a questi che mi hanno creato questo problema e ni sui denti. No, non va bene. Chi sbaglia, giusto? Certo. Ma nel senso che c'è stata una sentenza o è ancora in corso il procedimento? No, vabbè, storia lunga, insomma, no? Poi no, ma penso che non si arriva se ne venga fuori. Ecco. Tra le tante cose brutte, qualche cosa bella. Stiamo capendo un po' di più quanto importanti siano le nostre aziende nel tessuto sociale, il tessuto imprenditoriale deve essere coltivato. Invece fino a prima del Covid un imprenditore era quasi sempre visto come un delinquente, come una persona che pensava solo ad arricchirsi, al profitto, e ci si dimenticava invece che un imprenditore è una persona che porta ricchezza, che porta occupazione e che dà la possibilità a chi lavora, insomma, di costruirsi casa, mettere su famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Io spero nell'intimo di ognuno di noi, a partire dalle istituzioni, mi ci metto in mezzo anch'io, in prima persona, ma ogni cittadino deve capire che deve fare il tifo per le proprie aziende e non pensare a ostacolarle con burocrazia, tasse, con tutte queste cose qua che di fatto uccidono la nostra imprenditoria, perché si è detto prima i giovani non fanno politica. I giovani fanno impresa a punto di domanda? E io diffido a puntare il dito contro le nuove generazioni, perché un po' di colpa ce l'hanno le vecchie generazioni, chi ha fatto certe scelte sbagliate, chi ha disincentivato la partecipazione politica dei giovani. E lo dico io che sono diventato sindaco a 27 anni, ma sgomitando. Chi decideva di fare impresa partendo da giovane, oggi veramente è un matto una persona che apre una partita IVA, mette su un'azienda. Eroico. Lo dico in senso positivo, sì, ovviamente, sì. Ma invece di sostenerlo, lo Stato cosa fa? Sì, gli mette i bastoni tra le ruote e lo manda al collasso. Non sei protetto. Scusate, vediamo a proposito di difficoltà delle imprese, anche l'emittenza privata ha delle grosse difficoltà. Vediamo il caso di Radio Veneto 1, una storica emittente, di Roberto Ghizzo, il direttore, che dice: noi siamo la voce del territorio ma siamo esclusi dai contributi e rischiamo di chiudere. Vediamo, poi torniamo da... Bentrovati sui 97.5 di Radio Veneto 1. Ci hanno tolto la provvidenza che abbiamo da 21 anni ai sensi di una precisa legge, la 250, legge per la quale presentano domanda anche coloro che trasmettono in ambito nazionale, e ci hanno detto che a noi non spetta perché non abbiamo l'ambito nazionale. A me risulta che per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione i diritti dell'ambito locale sono gli stessi dell'ambito nazionale. Si appella al principio secondo il quale l'informazione è il presidio della democrazia, il patron della storica emittente trevigiana che da 45 anni fa da megafono al territorio con giornalisti, musicisti dell'orchestra sinfonica della radio, la sua divulgazione culturale. Portare la musica classica tra la gente, la mission di Radio Veneto 1. Rischia di chiudere i battenti per essere stata esclusa dai contributi statali nell'ultimo biennio e, in attesa di quelli spettanti per l'anno della pandemia, si rivolge al sottosegretario per l'editoria lanciando un ulteriore SOS, leggendo la questione non solo in chiave economica ma politica. Sarò costretto probabilmente a chiudere l'azienda e a licenziare, per poter licenziare i nostri dipendenti, ma è un problema politico, perché Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica ha ribadito più volte che il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione va preservato. Questo diciamo sulla carta, dopodiché certi principi vengono sconfessati o evasi completamente. Tra l'altro è una radio storica del Veneto e ha fatto e fa molta cultura, per cui sarebbe davvero un grosso peccato perdere
questa voce. Federica Pietrogrande, no? Ecco, quella, il problema dei, così, ancora della mancanza dei ristori, anche se vabbè, il governo si è impegnato a far arrivare altri, altri miliardi, ma appunto poi alla fine finora se ne sono visti pochi, e si spera che arrivino in tempi rapidi e sui conti correnti, no? Certo, in realtà il governo Draghi è partito con grandi aspettative e io stessa onestamente avevo riposto grande fiducia nella persona così autorevole e quindi nelle decisioni che sarebbero state poi prese. Ancora ovviamente siamo in attesa di vedere quali sono i riscontri oggettivi di queste aspettative. Ho visto che il DL di Ristori in realtà prevede già un ristoro per le partite IVA e quindi tutte le imprese che hanno subito una diminuzione del 30% nel 2019, quindi mi pare buono. Poi bisognerà vedere se effettivamente il meccanismo sarà di facile ed è, e sono fondi, sono denari a fondo perduto. E ho visto che appunto i presupposti ci sono, bisogna vedere come verranno attuati, se sarà facile accedervi o meno e se effettivamente verranno richiesti da coloro che realmente ne hanno diritto, perché purtroppo il nostro paese funziona sempre per cui appena esiste un contributo ad hoc anche chi tecnicamente non rientra cerca di fare un po' cerca di andare a prendersi dei fondi che magari non sarebbero esattamente destinati a loro. E io dico però che qualunque tipo di decisione dovrà essere finalizzata, cioè come il decreto ristori ha ad oggetto le partite IVA piuttosto che le imprese, piuttosto che altre categorie, non potranno esserci la ripetizione di quello che è successo col governo Conte, che a mio avviso è stato assolutamente sconsiderato e non ha portato nessun beneficio. Sono stati dei contributi a pioggia buttati là, che sono arrivati tardivamente, con importi assolutamente risibili rispetto alle perdite subite. Quindi cerchiamo di individuare quali sono le categorie. Certamente i fondi a disposizione non sono tanti, però è evidente che anche senza avere una laurea in economia ritengo che se non mettiamo risorse sul piatto l'economia non ripartirà mai. Politiche di austerity non pagano, non faranno mai ripartire il paese, quindi bisogna immettere denaro nel circuito, bisogna far ripartire le imprese che poi a loro volta faranno ripartire il ciclo di produzione e gli acquisti e via discorrendo. È inutile che ci nascondiamo che in questo momento di zona rossa o lockdown di fatto quello che è chiuso sono, oltre agli estetisti, i parrucchieri e gli storici cinema, che ormai, poverini, penso che siano ormai rassegnati, l'abbigliamento. Ora, io non credo che sia un target o un segmento che abbia potuto dare un contributo così dannoso al Covid, ma questo non lo dico perché ho un interesse nei confronti dell'abbigliamento, ma di fatto ormai sono aperte tutte le attività anche nelle zone rosse e con questo non intendo assolutamente dire che avrebbero dovuto essere chiuse, perché viceversa io sono dell'idea che per far ripartire il paese, pur contemperando la pandemia, bisogna saperci convivere. È inutile, finché il vaccino non sarà diffuso sufficientemente e non avrà creato un'immunità di gregge, noi dobbiamo convivere con questa situazione. Per conviverci è necessario utilizzare le cautele del caso, mascherina, distanziamento e quant'altro, ma impedire all'attività produttiva di lavorare significa che il nostro paese si fermerà sempre di più e il gap sarà sempre più difficile da recuperare. Di conseguenza non credo che scelte di carattere che comunque sono volte a compensare un po' tutti
con piccoli, minimi contributi possano giovare al nostro paese. Abbiamo bisogno di far ripartire le imprese e naturalmente di dare un po' di iniezione, ecco, di denari nella nostra comunità. Allora, vediamo un nuovo DPCM verso un allungamento delle restrizioni dopo Pasqua, come cambiano i colori delle regioni. Torniamo da Laura Puppato, ex parlamentare del Partito Democratico, ma anche imprenditrice, perché lei ha una compagnia di assicurazioni, se non... Come? Un'agenzia, quindi di assicurazioni stiamo parlando. Ecco, per esperienza personale, che tipo di... Lei ha avuto qualche sostegno, avete avuto la cassa integrazione per i dipendenti, non so, come imprenditrice le chiedo. Sì, nella prima ondata, quando c'è stato il lockdown più duro, sì. Perché voglio ricordare che noi parliamo sempre di lockdown, ma onestamente le situazioni sono state diverse da periodo a periodo. Abbiamo avuto un po' di cassa integrazione per un paio di dipendenti, gli altri li abbiamo sempre mantenuti al lavoro, e poi devo dire che da quest'estate assolutamente abbiamo anche assunto una persona in più, grazie al cielo il lavoro non ci è mancato, anche se parlo rispetto ad altri. Naturalmente abbiamo avuto un bilancio complessivo nel corso del 2020 comunque in riduzione, però siamo riusciti comunque a mantenere tutto il nostro personale dipendente, tutti i collaboratori, e a pagare le nostre imposte, anche perché per una questione, credo, visto che vedo ogni tanto dei messaggi e li ascolto anche in studio, credo che essere cittadini e rispettare il proprio paese e la propria storia, non soltanto nelle celebrazioni, perché si parlava di Venezia, straordinaria, unica realtà al mondo, a suo tempo venivano a Venezia giustamente per ricordare lo straordinaria capacità democratica che era riuscita a mettere in campo di apertura anche rispetto al Mediterraneo, rispetto alle popolazioni, diciamo, con termini del Mediterraneo, che aveva portato questa civiltà ad essere veramente leader e rappresentante meritevole rispetto al mondo conosciuto. Oggi purtroppo vengono a Venezia per cercare di capire se Venezia potrà essere salvata. E da questo punto di vista non è il contenuto della trasmissione di questa sera, direttore, però vorrei ricordare che se stiamo, come dire, sorridendo in parte perché tornano i delfini, tornano i pesci, a Venezia torna l'acqua pulita, ricordiamoci anche che siamo una classe dirigente, un'umanità che nel corso degli ultimi 50 anni ha creato veramente un inquinamento e problematiche enormi, tali per cui oggi il rischio per Venezia è di risultare sommersa, come è noto. Quindi credo che meriti un ragionamento su Venezia che vada ben oltre le celebrazioni e cerchi di risolvere problemi che purtroppo non sono sicuramente ancorati solo nella nostra piccola realtà, ma che vedono coinvolti molti paesi del mondo, visto che parliamo di cambiamenti climatici che rischiano di vederci soccombere. Per quanto riguarda alcune domande che hanno fatto i telespettatori, credo che meritino delle risposte, nel senso che hanno scritto sia persone con pluripatologie, che un diabetico, sieropositivo e un 83enne, chiedendo quando sarebbe il caso di vaccinare queste persone. E qui io vorrei dire una cosa che magari va in controtendenza rispetto a quella che ho sentito finora, però penso che se c'è una evidenza che si è resa pubblica nel corso di questo anno è che questa autonomia che già abbiamo, quella relativa alla condizione sanitaria, appunto perché sappiamo che il 70-80% dei bilanci regionali sono per la sanità, e che nell'ambito delle decisioni ogni regione sta facendo per suo conto, tant'è che stiamo parlando di confusione estrema dal punto di vista anche della somministrazione alle categorie dei vaccini che sono arrivati, è bene ricordarci che nel nostro Veneto appunto siamo proceduti in maniera almeno discutibile, non solo per i dati che abbiamo dato prima, cioè perché non siamo tra le prime regioni in percentuale del somministrato, ma perché addirittura abbiamo scelto di favorire alcune categorie, e parliamo docenti, parliamo di magistrati, di avvocati, di commercialisti, eccetera, eccetera,
vorrei completare, poi magari sì, però, se puoi dire alla fine. Se dice delle cose inesatte. Scusami, dico dati così magari discutiamo di cose serie. Sì. Nel Lazio, il 27 marzo iniziano la vaccinazione dei sessantenni. Nel Veneto abbiamo ricevuto i messaggi, li avete appena mandati un quarto d'ora fa, mezz'ora fa, i pluripatologici, cioè persone con pluripatologie, diabetici, sieropositivi, un 83enne, le persone over 80 e spesso over 90 non sono ancora state vaccinate. Perché? Quando in altre regioni si inizia la vaccinazione dei sessantenni a fine mese, perché si è fatta una scelta evidentemente discutibile e diversa. Ma non è allora, vero. Il problema è, scusa, vorrei finire perché cioè, tu ne hai dette di cose che, sulle quali io personalmente non sono d'accordo e vorrei completare quello che sto dicendo. Sì. Sto dicendo che relativamente alla scelta di fare vaccinazioni a categorie che probabilmente, perché voglio dire, anche la mia categoria lavora con il pubblico, anche io avrei tanto, tanto, tanto voluto andarmi a vaccinare, ma non è corretto che per esempio proceda con una vaccinazione personale riuscendo a premere per una categoria che lavora con il pubblico quando abbiamo a che fare con persone che sappiamo essere ad altissimo rischio, perché i dati ormai ce li abbiamo. La mortalità colpisce mediamente gli over 80, gli over 70. Quindi il problema per riuscire a fare qualcosa di analogo a quello che hanno fatto in Gran Bretagna, visto che l'avete citata, è di procedere esattamente come hanno fatto loro, partendo solo dall'età e dalle patologie. Quindi anche i caregiver, per esempio, che stanno chiedendo la vaccinazione perché magari molti hanno persone che accudiscono e che quindi devono essere garantite, va bene? Io penso che nella nostra regione sia stato un grave errore trovarci nella condizione in cui ora siamo, che pare venga modificata, ne sono felice, ma che finora non ci ha assolutamente favoriti dal punto di vista della, diciamo, della qualità di risposta. Però siamo qui sono partiti, stanno vaccinando gli ultraottantenni, no? Quello che diceva la collega, ha appena forse ascoltato che lo diceva il governatore, domenica a Treviso vengono vaccinati la categoria del 36, quindi 85 sì, anni. Ecco, appunto, e chiedo, faccio una precisazione, il Veneto si è attenuto esattamente alle indicazioni che sono state date dal governo sulle qualità, sulla tipologia di popolazione. Perché vaccinare il personale, per esempio, OS o ospedaliero, perché sono coloro che vivono a contatto con gli stessi anziani che stiamo cercando di tutelare. Allora se chi si deve prendere cura di loro non è vaccinato e porta a casa il virus, succede quello che è successo l'anno scorso, se ben ricordi, quando le case di cura purtroppo una volta che era entrato il virus si era diffuso, no? Allora giusto per fare degli esempi, la categoria degli insegnanti, chi è che la decisa? Non l'abbiamo decisa noi, è stata decisa a livello nazionale. E perché questo? Proprio mi per consentire poi di far andare a scuola i bambini. Poi di fatto i bambini continuano a stare a casa. Sto cercando di farti degli esempi puntuali perché dirti, quando tu dici che gli ordini professionali sono stati vaccinati, è una grandissima inesattezza, perché ti posso assicurare che nessun ordine è stato vaccinato in Veneto, non così è accaduto in altre regioni. No. Allora te l'ha spiegato facilmente il governatore un'ora fa e ti ha detto: se io vaccino chiunque passi per la strada perché metto un banchetto, ho un numero elevatissimo di vaccinazioni, ma non sono vaccinazioni mirate. Il Veneto sta procedendo classi di anzianità e per tipologie, in modo da fare intanto un vaglio, diciamo, organico per sapere chi è stato vaccinato e in che categoria, e poi per procedere con una serie di priorità, e le priorità non sono chi passa per primo o chi è amico di, perché possiamo ricordare che ci sono state delle altre regioni in cui si sono verificati dei casi eclatanti di proprio abusi d'ufficio, per cui sono stati
vaccinate delle persone soltanto perché vicine a persone che ricoprivano dei ruoli per così dire apicali, sì. Ecco, questo non è accaduto che mi risulti in Veneto. Allora, però dobbiamo andare avanti, Puppato. Faccia una, se vuole, una domanda, poi vediamo se le potrà rispondere. No, semplicemente quella che io sollevavo è una questione che c'è tutti i giorni sui giornali ed è manifesta, per cui la rettifica la trovo assolutamente fuori luogo, perché sta smentendo ciò che è pubblico. Ma a parte questo, io sto dicendo, mi spiega cortesemente come mai regioni, e ho citato regioni che possiamo andare a vedere su internet, tutti i dati verificabili, stanno andando proseguendo per età, essendo partiti dall'età più anziana e proseguendo quindi verso i più giovani, naturalmente accogliendo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi vaccinando contemporaneamente anche gli insegnanti, i docenti delle scuole, e naturalmente dobbiamo i caregiver e le persone che sono disabili, ma andando avanti per età. Viceversa, regioni, la Lombardia non ne parliamo per i problemi che ci sono stati, dove ha dimostrato un'autonomia che non è servita ai lombardi evidentemente in questo periodo, così come per la prima parte delle vaccinazioni. Per quanto ci riguarda come Veneto, noi siamo 17esimi su 20 regioni. Ma guarda, mi spiace, ma tu riporti delle statistiche che non hanno nessun senso. No, ma poi le ha spiegate prima Zaia, il motivo per cui risulta effettivamente che sono in fondo alla classifica, ma per un errore statistico, diceva il Presidente. Allora, sentiamo, aspetti, prima vediamo Fabrizio, i medici di famiglia, i vaccini, che sono pronti a vaccinare proprio gli ultra ottantenni, lo ha annunciato il presidente dell'Ordine dei Medici Crisarà. Intanto ULS e Comune del Padovano si preparano ad allestire 10 nuove linee vaccinali al padiglione 6 della fiera. Vediamo Crisarà. I medici sono certo che saranno come al solito quasi tutti, 600 i medici del Padovano. Si inizierà, spero, dalla prossima settimana con la vaccinazione a domicilio degli ultra ottantenni, che sono una categoria non deambulabili, che sono una categoria che ci preoccupava parecchio. Dalla prossima settimana partiranno le somministrazioni di vaccino agli over 80 non deambulanti da parte dei medici di famiglia. La sinergia con l'ULS Euganea permetterà di inoculare il vaccino Pfizer a chi non riesce a muoversi da casa. Questa però è solo la prima fase del piano vaccinale. Dopodiché partirà l'altra fase, che è quella un pochino più complessa da organizzare, che è quella della vaccinazione dai 74-75 anni in giù, cioè via via a classi di età fino ai 18 anni, e con quelli che possono avere AstraZeneca. Poi dosi permettendo, cioè arrivo di vaccino permettendo, potremmo fare anche in queste fasce d'età quelli che invece hanno necessità di avere Pfizer, Moderna, oppure quando arriverà Johnson & Johnson. Il momento è critico, la necessità di vaccinare più persone possibile è l'urgenza a cui bisogna rispondere. Qualunque tipo di vaccino ci viene messo a disposizione, noi siamo pronti ad eseguirlo. Intanto il Comune di Padova e l'ULS Euganea hanno deciso di potenziare il nuovo punto vaccinale del padiglione 6 della fiera con 10 nuove postazioni che si aggiungono alle 18 già in funzione. A partire da martedì 6 aprile saranno operative giusto in tempo per l'arrivo di nuove dosi di vaccino. Il punto tamponi, che doveva essere trasferito in fiera, invece, rimarrà allo stadio Euganeo nonostante i lavori del cantiere per la realizzazione della nuova curva. Della nostra redazione di Padova. Quindi, assessore, centri vaccinali ci sono, mancano purtroppo i vaccini, ma la macchina è in grado di fare migliaia di vaccinazioni al giorno, no? Certo. Sì, beh, mi fa anche un po' specie sentire quello che ha detto la senatrice Puppato, perché in realtà il governatore ha spiegato benissimo. Se noi abbiamo deciso, secondo me è una scelta oculata vista l'incertezza, di tenere almeno la seconda dose per quelli che dovranno avere il richiamo,
e i magazzini sono vuoti, seguendo l'indicazione del governo sono vaccinate le categorie che dovevano vaccinarsi, non capisco la polemica. Se poi c'è qualche regione che ha scommesso sul fatto che la seconda dose arriverà, ma se ci fosse un altro problema con un altro vaccino, cosa succederebbe? A queste persone risulterebbero che hanno fatto la prima vaccinazione per niente, perché poi non hanno un richiamo. E poi, onestamente, senatrice, ma insomma, un po' di... A certe latitudini, in certe regioni, si sa come funziona, si è visto dove vengono gli scandali di certe situazioni. Almeno evitiamo, siamo veneti, sappiamo che lavoriamo in un certo modo, ne dobbiamo dar fieri, ecco, ma almeno in questo caso cerchiamo di essere fieri di non aver avuto i furbetti, di aver saltato le file, l'amico, lo zio, il parente, cerchiamo di essere fieri a qualsiasi colore politico. Però io le chiedo un'altra cosa, senatrice, ma lei prende la distanza dal fatto che il suo partito, che siede all'Europarlamento, che ha gestito attraverso la maggioranza europarlamentare questo fenomeno, non ne prendete voi la distanza? Chi è stato responsabile di questo? Chi è che siede all'Europarlamento su questa maggioranza che ha gestito questa politica? Cioè io me lo chiedo, perché poi la politica... Quale politica? No, la politica è anche questa, aver nominato delle persone nelle commissioni che hanno gestito in maniera scellerata, non dico che fossero degli italiani, ma chiaramente... Il Partito Democratico siede nella maggioranza parlamentare nell'Europarlamento, quindi prendiamoci anche le proprie responsabilità, perché non siamo proprio tutti uguali, eh? Perché no, non si può fare il partito di governo e di opposizione al suo momento. Quindi ma scusi. No, senatrice, è così. Voi dove siedete all'Europarlamento? Questo è un attacco all'Europa. Assolutamente. Alla gestione, come sono state gestite questi tipi di contratti? Non riesco a capire questi tipi di contratti. Penso il senatore Capisco. Ve lo spiego io, vi spiego cosa voglio dire. Cosa stai dicendo? Che la gestione di questi contratti è stata fatta in maniera superficiale, perché tu che sei commercialista lo sai, nella contrattualistica le clausole che si mettono determinano il risultato. Perché altrimenti è questa la situazione in cui ci siamo trovati. Secondo voi negli Stati Uniti le società sono arrivate in ritardo a consegnare i vaccini? No, perché gli avrà messo delle clausole tali. Secondo te è paragonabile gli Stati Uniti all'Europa anche dal punto di vista della normativa giuridica? No. Assolutamente no. Perché stavamo cercando di fare gli Stati Uniti d'Europa. Certo, nessuno ci siamo trovati. Qual è stato il comportamento dell'Europa nel momento in cui si è scoperto che la Germania aveva ordinato 40 milioni di dose fuori dalle norme che loro stessi avevano stabilito? Ognuno ha fatto finta di non vedere, perché poi c'è chi pesa di più e chi pesa di meno. Questo dicendo, io sono d'accordo con te. Le norme, scusi senatrice, come ha detto lei, io l'ho fatta parlare sentendo le cose su cui non sono d'accordo. Quindi finisco e dopo basta. Quindi da questo punto di vista ognuno si deve prendere la responsabilità di aver fatto le critiche anche a una gestione sbagliata. Si può dire che è stata sbagliata. Per comunque, inesperienza, scusami, per imprecisione, per non conoscenza della materia. Rischiamo conflitti sociali, come dice lui, fare polemiche strumentali. No, assolutamente. Però non possiamo continuare a cadere sullo stesso errore. Sì, però stiamo fare polemiche sullo stesso in questo errore. Momento che, come ci siamo trovati, sono d'accordo. Scusami, stiamo rischiando conflitti sociali. Ci siamo trovati 27 milioni di dosi ieri mattina, ma tutta sta roba com'è girata per l'Europa? Certo. È una domanda. Andiamo in pubblicità, scusate perché è molto tardi, 23.03, poi torniamo da Paolo Benvenu, grazie, a tra poco, state con noi. (Ride) 23.06 di nuovo in diretta con Focus, centinaia di messaggi, grazie molte, grazie a tutti per la partecipazione. Allora torniamo da Paolo Benvenu, c'è stata Benvenu una sentenza nei giorni scorsi della Procura di Belluno per quanto riguardava la sospensione dal lavoro e dallo stipendio di personale sanitario di una RSA che si era rifiutata di sottoporsi a vaccino. Il giudice ha valutato che la decisione della RSA è compatibile con il diritto di ciascuno di noi di non essere contagiati da persone che non si curano. Cosa ne pensa? Io penso che quella sentenza sarà impugnata di fronte alla Corte Costituzionale, perché la Costituzione non obbliga nessuno a trattamenti sanitari particolari e quindi mi pare che non sia, come dire, coerente dal punto di vista della norma prevalente, che è quella appunto costituzionale.
Dopodiché è del tutto evidente che persone che non vogliono vaccinarsi non possono stare a contatto con i pazienti, con persone particolarmente fragili, e quindi vanno spostate ad altre mansioni, ad altri compiti. Questo mi pare che sia assolutamente, come dire, indiscutibile. Mi permetto solo di fare un paio di considerazioni che riguardano la discussione precedente a cui non ho potuto partecipare. Prego, prego. Intanto devo dire che nel Veneto siamo all'inizio praticamente, lo avete detto voi nella trasmissione, nella vaccinazione della categoria in assoluto più fragile, che è quella degli ultra ottantenni, e mi pare che questo sia un fatto diciamo così grave, insomma, comunque che certamente pesa, insomma, sul piano vaccinale. Posso raccontare un episodio che mi coinvolge, insomma, personalmente. Ho parlato con un amico che mi ha detto: ah, figo, in Veneto la mia compagna, lui è lombardo, che lavora all'università, credo sia ricercatrice o dottoranda, insomma, all'università di Verona, è stata chiamata per fare il vaccino. Pensa che lei è in DAD. Cioè, che si è vaccinato il personale universitario, probabilmente in previsione di una ripresa dell'attività in presenza, però evidentemente non sono state rispettate le priorità, insomma, qua è inutile menarla la questione è questa, non è che ce ne sono altre. Ovviamente io non dico assolutamente che non ci sia stato, come dire, no, il gioco della favorire gli amici, eccetera, ci mancherebbe altro, però sono state fatte delle scelte probabilmente improvvide. Dopodiché faccio un'ulteriore considerazione. Sì. Vorrei ricordare alla Lega e al PD che sono insieme in questo momento al governo, e che il governo Draghi era in carica quando si è discusso della questione dei vaccini in sede di VTO, e per me resta la questione fondamentale, perché qua stiamo facendo la, come dire, siamo come i polli di Renzo, i galli, insomma, che si combattono fra di loro quando insomma, vanno insieme al macello. Questa è la questione di fondo. Se non si affrontano i temi, diciamo così, di fondo, se non si entra nel merito reale delle questioni, e la questione fondamentale è che va sottratto il vaccino per oggi e per quello che accadrà e potrà accadere domani alle logiche del mercato e alla gestione dei Big Pharma, noi continueremo ad essere in questa condizione, perché non siamo fuori dalla pandemia, e soprattutto, stante il quadro generale con cui ci stiamo confrontando e ci dovremmo confrontare, la possibilità che si ripetano fenomeni pandemici e che questa pandemia comunque continui ad resistere a lungo, e che quindi ci sia ancora bisogno di vaccinare e continuare a vaccinare le persone, se non si toglie questa proprietà dei vaccini alle imprese e si restituisce al pubblico il suo ruolo, non si va da nessuna parte. Qua la questione fondamentale è questa. Se non lo avete capito e continuate a fare il ragionamento, è colpa vostra, è colpa di quest'altro, è colpa di quell'altro, non si va da nessuna parte. Vorrei ricordare all'assessore leghista che mentre in Parlamento europeo la Lega votava la nostra mozione sulla moratoria dei vaccini, la europarlamentare Gancia, che se non sbaglio dovrebbe essere la moglie di Calderoli, insieme ad altri, scriveva una lettera alla commissaria al commercio della Unione Europea che l'Unione Europea doveva tutelare la proprietà dei vaccini. A questo livello avete ridotto la politica. Questo vi dovete vergognare tutti. Questa è la questione fondamentale. Perché invece di affrontare la questione principale, senza affrontare il nodo vero, strutturale della questione, allora, come hanno fatto altri nel passato, sia Salk che Sebin
dissero che i vaccini, che sono la vita, non si potevano brevettare. È questo il punto. A partire da qui si può pensare ad aumentare del 50% la produzione e soprattutto fissare un punto fondamentale che non potrà più essere, né mai essere, che di fronte a situazioni gravissime come questa e altre che si potranno determinare, giochi ancora la logica del profitto e del mercato e non quello dell'interesse generale e della salute di tutte e di tutti. Questo è il punto. Il resto sono solo chiacchiere di politicanti. Grazie, benvenuto. Vediamo, apriamo una finestra, visto che Laura Puppato parlava dei delfini nella laguna di Venezia. Vediamo la biologa marina Maddalena Iaoda intervistata dalla Stampa. Magari non scomoderei i cambiamenti climatici, avvistamenti di delfini. È saltato tutto. Avvistamenti di delfini, ecco. Vabbè, allora andiamo dal sindaco, poi vediamo di recuperare il video. Sindaco, allora, rispetto a, ovviamente c'è sempre dibattito, c'è sempre confronto a focus, si parlava di brevetti. Certo, l'importante sarebbe che aziende come la Fidia, per esempio, no? Azienda di Abano, potesse produrre qui il vaccino, no? Questo sarebbe fondamentale. Beh, innanzitutto mi complimento per la trasmissione, perché dà la possibilità di toccare con mano temi veri. Dopo, se il dibattito è acceso, penso sia un po' il sale della democrazia, e per cui va sempre bene così, soprattutto quando i confronti, pur essendo accesi, si svolgono sempre nel rispetto. Certo che una soluzione centralista io la vedo come la massima possibilità di inefficienza possibile, per quanto mi riguarda, perché ho ancora in mente la vaccinazione che è stata fatta. Hai l'impressione? Ho ancora in mente la vaccinazione che è stata fatta per l'anti-influenzale, e dando poteri alle regioni, dando poteri ai comuni, dando la possibilità ai sindaci di organizzare, di lavorare gomito a gomito con i medici di famiglia, in pochissimo tempo anche un comune poco strutturato come il comune di Villanova di Campo San Piero, che ha 6.100 anime, in brevissimo tempo, prima di tutto grazie alla straordinaria efficienza dei medici, siamo riusciti a fare grandi numeri, e pertanto io credo che trovo davvero un po' difficile da credere che un modello del Lazio piuttosto che un modello centralista possa essere davvero efficiente, se allo stesso tempo guardiamo il rispetto delle regole, come è stato detto prima, nel senso che se un vaccino ha bisogno di una doppia dose e io mi preoccupo semplicemente subito della prima dose, non penso a un domani, possiamo creare dei danni a chi ha avuto la somministrazione di una dose solo. Allora, riprendiamo un attimo l'intervista, se riusciamo, Fabrizio, vediamo. Posti, essendoci meno traffico, meno pressione antropica, gli animali si avvicinano un pochino di più, e questo vale anche per i cetacei. Con ogni probabilità si tratta di stenelle, il che è un avvistamento veramente insolito nella laguna di Venezia, dove in genere quelli che entrano sono i delfini più tipici dell'Adriatico, e i più costieri anche sono i tursiopi, che sono più grossi, più massicci. Le stenelle invece sono quei delfini che sono più frequenti negli altri mari italiani, e stanno in genere anche su fondali molto più alti, per cui è un avvistamento davvero insolito.
Una cosa veramente importante è non stressare gli animali, impedire che vadano tante barche di curiosi che si avvicinano. È chiaro che è un avvenimento bellissimo da vedere, però i cetacei sono molto soggetti allo stress e quindi veramente la cosa migliore è stare attenti, stare alla larga e non stressarli. Va bene, Delfini a Venezia domani 1600 anni, prego. Una piccolissima precisazione, che prima stavi parlando dei ristori, del sostegno, no? Draghi, Conte, ma una precisazione anche questa tecnica, perché non ho proprio voglia di fare polemiche. Allora, il decreto sostegno di Draghi è identico a quelli di Conte, identico dal punto di vista tecnico, identico. Non è vero. Cioè martedì è aperto il portale, si indica la differenza tra il 19 e il 20 e si prende una piccola quota rapportata al mese. Ha le stesse identiche caratteristiche, con una differenza, che quello che ci aspettavamo da Draghi erano più soldi, Conte ne ha dati di più. Conte nei precedenti ristori pagava una percentuale più alta, solo per precisarlo. Funziona così, guarda. No, no. Scusami, permettimi, guarda, perché lo faccio di mestiere dalla mattina alla sera. Benissimo. Martedì apre il portale. Però, no, però allora entriamo nel entriamo più nello specifico, visto che fai questo mestiere. Allora, un conto sono le imprese, un conto sono le partite IVA. Se stiamo parlando per esempio di categorie professionali, decreto sostegno. Alle categorie professionali sono arrivati i famosi 600 euro in tre tranche, ma come no? Non è così. Stai parlando senza sapere bene. I 600 euro è un'indennità che è arrivata dall'INPS e riguardava chi? Per esempio, i 600 euro arrivati due volte arrivavano dall'INPS, però è inutile fare una questione tecnica. Ma non è solo l'INPS, ti sto parlando di ordini professionali, perché so che molti colleghi hanno fatto la richiesta e la cassa forense, che come... Ma non sono i contributi sostegno, sono dei sostegni dati, hai ragione. Ma erano dei contributi, erano gli stessi contributi che facevano capo sempre al decreto sostegni, non dire di no. Non è che state delle generose donazioni degli ordini professionali. Funziona sempre, è una percentuale. Allora, almeno che si chiarisca questo. No, non era una percentuale. La differenza degli incassi tra il 19 e il 20, se hai avuto una perdita superiore al 30%, prendi a 5 scaglioni sulla perdita. Martedì si presenterà chi vuole accedere, entra martedì nel proprio cassetto fiscale, nel giro di 10-15 giorni arriva l'accredito. Ma il sistema è identico. Lo dico con grande delusione, perché ci aspettavamo da Draghi un qualcosa di più. Allora, perché, guarda, se in 15 giorni arrivassero veramente, secondo me ci sarebbe da fare salti alti così, perché francamente quelli di Conte tutti li hanno aspettati Ma tu dove sei stato problemi sul probabilmente primo. Avevi tutte le imprese che avevano delle assicurazioni personali che li hanno rimborsate, Il governo Conte ha fatto diversi decreti ristori. Ha avuto il primo decreto ristori, che è il primo che è arrivato, che c'era il lockdown. Poi ne è arrivato un altro riferito ai centri storici, Venezia. Sì, ma Venezia era il decreto di aprile, il primo. È stato il decreto primo di aprile. C'erano delle difficoltà, ma c'erano delle difficoltà anche sulle casse integrazioni. La gente aveva chiuso il 23 di febbraio. Comunque, te lo non è che voglio parlare bene di Conte. Allora, voglio precisando. Dirti che è identico, decreto sostegno è identico. Comunque, ti sto precisando, perché sembra poi che... Poi torniamo da Cesare Busetto, perché è intervenuto una volta solo. Non ci dimentichiamo che il governo Conte è caduto su un'altra questione. Su un'altra questione. Ed è forse la cosa più importante, perché qualcuno l'aveva letto la bozza del recovery plan. Io che ho la delega me l'ero letta la bozza del recovery plan, che era 209 210 220, cambiava ogni giorno, sembrava i numeri del lotto. Adesso però non la stiamo neanche leggendo. Io sto aspettando di valutare, però guardate, io l'ho letta. Chi fa amministrazione come i presenti, come molti di noi, sapeva che con i tempi che avevano dato, con quelle regole, guardate, non fatemi dare ragione a Renzi, per carità, però era una cosa inapplicabile. Era il più grande volume di denaro mai calato, di cui una quota parte riservata al sud senza praticamente nessuna regola. Che doveva passare in Parlamento, però. Doveva passare in Parlamento. Certo. Era la maggioranza, ragazzi. Ma in Italia, non è in tutti i paesi europei. Certo. Però Però io ti dico, è caduto su quello, perché era un documento. Quello è stato il motivo. E posso dire una cosa, non voglio mai dare ragione a Renzi, per carità, ma se
se qualcuno avesse letto quella cosa là, sapeva dell'inapplicabilità a livello amministrativo normale, perché quando ci vogliono per gli espropri 6 mesi e tu dai 3 mesi per presentare il progetto, 5 mesi dopo devi presentare il definitivo, ma chi è che ha mai visto una cosa del genere? Il problema del governo Conte era, e il PD ne faceva parte, la qualità dei ministri, che era molto bassa. Allora, molto molto bassa, allora, anche da questo governo vedremo. Cesare Musetto, segretario del Partito dei Veneti, prossime amministrative, voi siete in pista? Ci siamo, stiamo già lavorando sulle amministrative, abbiamo già preso dei contatti anche con degli amministratori che sono già in carica, in altri posti faremo delle liste, siamo presenti in tutte le province, quindi sì, stiamo già lavorando per ottobre. Presidente Zecchi sarà, Stefano Zecchi, professor Zecchi sarà qui. Il nostro presidente onorario la saluta, l'ho sentito anche oggi. Grazie, anche lo avremo oggi. Qui spero presto. Sì, molto volentieri, saremo contenti. In attesa anche lui di vaccino, perché appunto avendo 76 anni sta tenendo il vaccino, è preoccupato come tutti quelli del, come tutti quanti, quindi gli auguriamo di star bene, in buona salute e di vederlo presto operativo. Comunque siamo, diciamo, è un po' un lo ringrazieremo sempre per quello che ha fatto, come attualmente è il nostro consigliere in comune a Venezia, ha creduto nel progetto del Partito dei Veneti e lo sta portando avanti quotidianamente. È un caro amico, professor Zecchi. Allora vediamo, chiudiamo con Sami Basso, che si è laureato, e gli mandiamo un abbraccio. Speriamo di averlo qui o ci collegheremo con Sami Basso nei prossimi giorni. Vediamo. Ciao a tutti. Da oggi finalmente laureato. Laureato in Molecular Biology, e ancora non ci credo, perché insomma, quando sono partito sembrava così lontano il traguardo, invece è arrivato. E niente, sono ancora incredulo, felicissimo, e i ringraziamenti da fare sarebbero tantissimi a tantissime persone, tra la mia famiglia, i miei amici, a chi mi ha seguito durante questo percorso, però veramente sarebbero tantissimi e sono ancora molto confuso in realtà. Dunque veramente ringrazio tutti e fatene questa, duri i banchi sempre. Ciao! Grandissimo, grande Sami, un applauso a Sami Basso, grande! Duri i banchi, duri i banchi. Brusone, allora, com'è finita la questione delle cinture di sicurezza che lei aveva brevettato? Così dobbiamo dirlo in pochi secondi, poi ne parleremo un'altra volta. Brevettate, omologate al Ministero dei Trasporti, tutto, però vorrei riuscire a andare a Roma e parlare, cioè, ecco, perché queste cinture che io... Ecco, cosa avevano di particolare, no? La visibilità. Erano, cioè... Cioè che se uno non se le mette, se le ha, le si vede, se no... Esatto, niente. Questa qua era... Cioè, è visibile, quindi eri costretto ad allacciarla, perché sei... Bravo. È semplice ma geniale, nel senso che se non le vedi, vuol dire che non le hai, no? Quindi, esatto. Omologata al Ministero dei Trasporti, sono andato a Roma, tutto ok... Adesso che sono passati anni, la faccenda, se la facciamo in modo diverso, perché qualcuno dice c'è l'obbligo di allacciarle, è qua, prendi la multa. No, questa qua è prevenzione. Prevenzione. Ma non c'è dubbio. Number one, attento. Eccole qua, le ha fatte vedere Fabrizio Mazzoni. Sono queste, no? Sì, sono gialle, diciamo, no? E non sono niente, non le vogliono, non sono passate. Ci sono le magliette con la striscia nera? No, ma non è che non sia... Le magliette con la striscia nera le vedi... Non hanno brevettato quello. Quelle le hanno... Quelle lì sono... No, ma c'è anche il sonoro, mi sembra. C'è un sonoro? Sì. Vediamo se c'è anche un sonoro. La cintura che indossa la persona seduta sul sedile centrale anteriore è nella versione originale. Eccola. Per niente visibile sia di giorno che di notte. Mentre tutte le altre, comprese quelle posteriori ben visibili, sono quelle da me ideate e brevettate. Quel giorno, per capire fin da subito se la mia idea fosse valida,
previo appuntamento andai con una vettura equipaggiata con il prototipo delle suddette cinture alla sede di Quattro Ruote a Milano. Ad attendermi c'erano due ingegneri che mi hanno fatto entrare all'interno dell'officina e con molta soddisfazione mi fecero i complimenti del caso. Dopo un attento controllo mi facevano anche notare che le stesse cinture potevano rendersi molto utili soprattutto in caso di incidente notturno o con nebbia o comunque con poca visibilità ai vari soccorritori. Insomma è chiaro, no? Qual è stata l'invenzione e risposta? Niente. Passati quasi 20 anni, no? Sì. Se, secondo me, non voglio esagerare, però se fossero state introdotte nel codice della strada, come minimo 2.000 persone sarebbero ancora al mondo. Mi sembra la chiusura migliore. Come minimo, non dico 2.000. Sì, però senz'altro avrebbe contribuito a diminuire le vittime. E molte persone che hanno avuto incidenti. Perché io, facendo il meccanico, no? L'idea mi è venuta. Facendo il meccanico all'epoca, quando è uscita la legge, le ho montate sulle Panda, sulla 1, sulla 131, sulla 120. E dopo leggevi, sentivi che hanno fatto l'incidente, che sono morti, che sono usciti dal cristallo davanti. E allora è venuta questa idea qua. Ah, molto. E questo brevetto l'ho fatto anche per potermi salvare dal disastro causatomi dalla banca. Poi ne parleremo, quello è un altro capitolo, sì. E non dovremo parlarne nella prossima puntata. Dobbiamo chiudere perché siamo oltre il limite. Grazie a Fabrizio Bazzoni in regia e a Nicoletta Rizzetto, la mitica Nicoletta, prima operatrice televisiva italiana. Grazie a tutti i nostri ospiti, avevamo avuto in apertura di trasmissione il presidente Luca Zaia sui 29 milioni di dosi nascoste in Italia. Grazie a Laura Puppato, grazie senatrice, arrivederci, grazie molte. Paolo Benvenu, grazie Benvenu. A presto. Grazie a voi, buona serata. Presto. Saluto e ringrazio anche il sindaco di Villanova di Campo San Piero, Cristian Bottaro. Sindaco, torni un'altra volta perché stasera c'era tanta carne al fuoco, ma avremo modo di parlare. Sempre ancora. Sempre onorato essere qui con voi, ancora complimenti per la trasmissione, direttore. Grazie, ma l'aspettiamo quanto prima. L'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Grazie. Assessore, grazie tante. Grazie a, voi, a presto, a voi, Federica Pietrogrande, grazie avvocato. Grazie direttore. Grazie molte. Buonanotte. Michele Scibelli, dottore grazie. Commercialista, esponente di Più Europa. Grazie. Grazie. Cesare Busetto, segretario del Partito dei Veneti. Grazie a tutti. Grazie molte. E Giancarlo Bruson, uno dei tanti imprenditori del Nord-Est che potevano, molte volte hanno addirittura creato dal nulla degli imperi, a volte ci hanno provato e non sono stati compresi o ascoltati, ma Bruson continuerà le sue battaglie. Sì. E l'altro brevetto, la prevenzione, tu acquisti un'auto nuova, spendi 30, 40, 50 mila euro, ok, vai a casa a mangiare, a mezzogiorno e mezzo, all'una vi giù una grandinata. Certo, la copertura. Cosa fai? Ecco, io ho fatto anche quella. Parleremo anche di quella, Bruson, ma non si perda, dai, vedrà che forse riusciamo a far breccia. Ci vedremo con l'ora legale. Ci vedremo con l'ora legale, dice Bruson. Grazie, arrivederci, buonanotte, grazie a tutti. Ci vediamo domani sera. Salve. Allora.